Buonasera amici telespettatori, Raffaele Sollecito è colpevole come dice la legge o innocente come sostiene lui? Tra poco sarà qui, sta per entrare e sarete voi a giudicarlo, a farvi una vostra idea. Sollecito è stato condannato a 25 anni di carcere il 30 gennaio scorso per l'omicidio di Meredith Kercher, uccisa la notte del 1 novembre del 2007. La sua compagna di allora, Amanda Knox, di anni ne ha presi 28. In attesa dell'ultima sentenza, quella della Cassazione, Sollecito ora vive a Treviso con la nuova fidanzata. Ieri, dopo aver sostenuto un esame all'università, Linea Gialla lo ha incontrato a Venezia. Ecco cosa ci ha detto, sentite. Vorrei che in qualche modo gli altri si mettessero nei miei panni. Se per un momento si pensa che sono innocente, anche solo uno, bisognerebbe in qualche maniera capire come reagirebbe una persona che dopo 7 anni, 6 e più di 6, continua a essere messa in queste condizioni tragiche, seriamente impossibili da gestire, dove si vede la sua vita praticamente in un angolo dove tra un po' qualcuno lo spinge in un pozzo. Vorrei far capire un attimo qual era anche il mio stato all'epoca dei fatti, nel senso che io vivevo in una situazione dove avevo conosciuto una ragazza americana di cui ero invaghito per pochissimi giorni ed la stavo ancora conoscendo, stava nascendo questa conoscenza e questo piacevole incontro e condivisione, e dall'altra parte stavo finendo la mia laurea di primo livello. Quindi in tutto questo quadro vorrei che tutti capissero che è assurdo che una cosa del genere possa capitare a un ragazzo come me, che non aveva nulla, nessun motivo per poter fare del male a una ragazza ventenne inglese che viene a studiare in Italia, che non conosco, perché fondamentalmente io stavo frequentando Amanda, non stavo frequentando Meredith. Eri felice in quel momento? Esatto, vivevo un momento davvero felice, stavo raggiungendo un traguardo importantissimo nella mia vita, perché era il primo traguardo per poi realizzare i miei sogni. Invece sono stato messo in carcere e ho dovuto discutere la mia tesi di laurea in carcere, senza avere i miei familiari, senza avere un festeggiamento, nulla. È venuta la commissione, ho discusso la mia tesi, arrivederci, e me ne sono tornato in cella. Molte persone pensano che tu sia un assassino, questa cosa come ti fa sentire? Guarda, le persone che io incontro per strada, o che comunque sia mi conoscono, non hanno mai pensato questo. Le persone che mi conoscono, anche a oggi, non hanno mai pensato questo. Che cosa hai pensato quando ti hanno messo le manette? Ero incredulo. Tant'è che, tipo, una cosa che dissi, ma io dovevo andare a parlare con mio professore per la tesi. Perché mi avete messo le manette? Cioè, perché? Mi hanno detto, questo è il tipo tuo padre, non si merita di avere un figlio come te. Che è una cosa, insomma, che... Non c'era nessun motivo per dire una cosa del genere. Ma... poi mi dicevano cose che non avrei più visto la mia famiglia per 30 anni o storie di questo genere. Io non ho colpa se in qualche maniera ero il ragazzo di Amanda Knox, prima di tutto. Cioè, se loro erano concentrati su di lei, poi mi devono spiegare perché io in qualche maniera devo essere dentro in questa situazione, in carcere addirittura. Di che cosa hai paura? Ho paura che la mia vita venga distrutta ancora, perché è stato già fatto. Allora, Raffaele Sollecito è qui con noi. Buonasera. Buonasera, grazie per questa opportunità. Pronto a rispondere alle nostre domande e alle domande di Vittorio Feltri, buonasera, e di Roberta Abruzzone. Diciamo subito che Vittorio Feltri è dichiaratamente innocentista. Sollecito, mentre la dottoressa Abruzzone è più colpevolista, diciamo così.
Daremo spazio a tutte e due, naturalmente nel corso della serata, e a tutta una serie di dubbi e domande che abbiamo. Sì, sono pronto a rispondere e spero che mi diate ampio modo di rispondere a tutte le vostre domande. Glielo daremo. Prima di tutto però mi deve togliere una curiosità. Le voglio far vedere una fotografia sull'Ecito, pubblicata da un giornale. Lei è a bordo di una Ferrari, è possibile? È sua questa Ferrari? Allora, colgo l'occasione al balzo, perché in tutta questa vicenda, dall'inizio, c'è stato sempre un manipolare la realtà da parte di paparazzi, dei media, semplicemente per un discorso economico, semplicemente per farci dei soldi da quella che è la tragedia vera e reale della storia. La notizia faceva scalpore, sollecito esatto, sulla Ferrari. Allora, c'è qui, dietro, esattamente qui dietro, il proprietario della Ferrari, che è appunto un'agenzia che mi ha accompagnato da praticamente un ristorante che era a Milano 2 fino allo studio di Barbara D'Urso, che era di lì nemmeno a 100 metri, e basta, cioè non mi ha manco riaccompagnato. Io sono entrato, se vedete, dal sedile passeggero. Era solo Ferrari non è mia, non ho fatto nessuna serata milanese, infatti quelle foto le hanno usate, strumentalizzate dopo, sempre di lui da solo con la sua ragazza, cioè non era solo una curiosità, non è sua la Ferrari. No, ma io per dire che ogni minima cosa in tutti questi 6 anni si è manipolata e si è aumentata e ha avuto, per così dire, un impatto molto più forte di quella che è realtà fattuale, fino al punto che io non posso nemmeno girare per strada. Hai i riflettori sempre puntati addosso, ne parleremo sull'Ecito. Prima però vorrei capire. Esatto, vorrei capire dalla dottoressa Bruzzone. Non l'ho scelto io, è lui che mi ha accompagnato. Stiamo sul processo adesso. Sì. Dottoressa Bruzzone, perché lei è colpevolista, convinta della colpevolezza di sull'Ecito? Perché ho avuto modo di esaminare gli atti, quelli che sono stati prodotti in primo, in secondo grado, la parte chiaramente legata alla sentenza di annullamento della soluzione di secondo grado da parte della Cassazione, e ho seguito puntualmente anche il nuovo processo che si è tenuto in Corte Assise d'Appello di Firenze, e dal mio punto di vista il pronunciamento di colpevolezza è coerente col quadro indiziario. Dal suo punto di vista ci sono prove per dichiarare Raffaele Sull'Ecito un assassino? Tecnicamente sì. Tecnicamente sì, ne parleremo. Direttore Feltri, invece perché tu sei convinto, mi permetto di darti il tuo, dell'innocenza di Raffaele Sull'Ecito? Ah, perché io non mi fido degli indizi, specialmente quando sono pallidi e anche non coerenti. Mi dispiace contraddire la signora questo. Roberta, per la quale ho un debole, tra l'altro. Quindi questo poi faccio veramente. No, ma un debole non in senso. Sì, cioè, certo. Non fraintendetemi. L'apprezzo, la seguo da anni, ci siamo trovati spesso in programmi televisivi, però io non riesco a capire che interesse potesse avere questo giovanotto, che io conosco per la prima volta stasera, quindi non c'è nessun rapporto, ma neanche telefonico, non ci siamo mai sentiti, ad uccidere questa ragazza, la quale, peraltro, se proprio vogliamo inquadrare la vicenda dal punto di vista sessuale, non era una meta inarrivabile, no? Cioè, e allora perché avrebbe dovuto concorrere o comunque dare l'iniziativa per uccidere questa signora? Non è una partecipazione. Cioè, non riesco a capire per quale motivo. Poi non ho visto lo straccio di una prova. Io quando non ci sono prove schiaccianti, immediatamente temo che ci si accanisca su una linea accusatoria, ma anche difensiva, così in modo un po' irrazionale, quasi con un desiderio punitivo. E allora io vorrei sapere per quale motivo si intende incastrare un signore che ce l'abbiamo qui davanti, il quale, voglio dire, non è che avesse una brutta vita, che abbia fatto una rapina, che volesse arrecare. Cioè, non riesco a capire. Cioè, il movente non è decisivo, perché sì, uno si può in un certo momento inalberare e ammazza una persona. Si sono sentite storie di questo tipo. Però qui siamo veramente Roberta all'assurdo. Bruzzone, proviamo a convincere Vittorio Feltri
della bontà se potevo delle rispondere tue visto che non ho avuto la certo parte, sì. E poi dopo Roberta Bruzzone okay. Faccio rispondere Raffaele. Ma, una prova contro Raffaele Sollecito. L'elemento che a me personalmente ha convinto maggiormente della bontà delle tesi accusatorie è tutto ciò che avviene dopo il delitto, in realtà, più che durante. È la disponibilità di una serie di elementi molto, molto logici e assolutamente univoci che portano a dimostrare un depistaggio all'interno dell'abitazione, una manipolazione post-morte del corpo di Meredith volto proprio a creare uno scenario alternativo rispetto a quello reale. Quello che è avvenuto nella stanza della Romanelli è palesemente un'attività di cominciamo depistaggio. Cominciamo da qui, scusami Roberto. Abbiamo un video. Allora, parlando della stanza della Romanelli, a parte il fatto che la stessa Romanelli ha chiariamo intanto chi è la Romanelli. Allora, la Romanelli per finire il pensiero, sì, perché sennò diventa difficile. Se no a casa non capisco però. Filomena capiamo Romanelli è una delle coinquiline che condivideva l'abitazione, sì, di Via della Pergola insieme a Meredith, insieme ad Amanda e insieme a un'altra ragazza, Mezzetti. La stanza della Filomena Romanelli viene messa pesantemente a suo quadro contestualmente al delitto, quantomeno in un momento, sì, ragionevolmente successivo secondo l'accusa. E all'interno di quella stanza ci sono dei segnali evidenti, io le foto le ho viste tutte, di depistaggio, di una posso, incoerenza posso dal punto di vista del tracciare questo discorso, perché la Filomena Romanelli ha dichiarato in tribunale direttamente che lei ha visto dei vetri sul pavimento. A parte il fatto che abbiamo dei filmati che abbiamo dato in redazione su quanto sia semplice scalare quella finestra che sicuramente è stata scalata e sicuramente è stato lanciato il sasso. Sì, abbiamo un filmato dove un ragazzo lo fa in pochissimi secondi e l'abbiamo dato direttamente in redazione, ma a parte questo non esiste, non sono io che devo rispondere di un qualcosa che è un'ipotesi accusatoria, che comunque non ci sono assolutamente tracce sulla scena né mie e né di comunque persona che abbia a che fare con me. Ci sono tracce sulla scena, mi dica quali sono, il gancetto non era in quella stanza. E io ho una perizia. Ma non in quella stanza. Io sto infatti volevo se non finiamo i concetti, però diventa però difficile. Non parlate tra tecnici. Faccio un appello alla dottoressa Bruzzone che cerchiamo di fare capire tutto a casa e soprattutto e finisco così concludiamo il pensiero. Il depistaggio che sotto profilo accusatorio io ritengo sia avvenuto, e questo la pensa anche come me la Corte d'Assise di Firenze e quant'altro, è un elemento molto importante sotto profilo logico, perché soltanto chi aveva un legame diretto con quell'abitazione poteva avere motivo di depistare. In quel momento l'unica persona, non ci sono tracce di effrazione nell'abitazione, non è risultata alcuna traccia di effrazione. C'è un vetro rotto, ma quel vetro rotto, e c'è un sasso quel vetro rotto, che non è stato analizzato. Quel vetro, un sasso di 4 kg, peraltro. No, di 4 no, kg, non c'è 3 scritto kg da nessuna parte negli atti. Non c'è, vi porti l'atto dove è scritto 4 Guardi, kg. Ci sono ben in 3 porti. Sentenze questa ma lo porti l'atto dove è scritto che pesa 4 kg. I giudici non se lo non sono inventati. Portare, è un sasso molto evidente. No, non è vero, con una mano si vede la fotografia che entra perfettamente. È un sasso piuttosto importante. È una fotografia chiara. È chiaro che entrambi conoscete bene le carte. Ed è chiaro che io e Vittorio Feltri invece le conosciamo un po' meno. Cerchiamo di ripartire tra pochissimo dai dubbi che questa sentenza solleva sia sulla colpevolezza sia sull'innocenza di Raffaele Sollecito. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Nella del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, nel procedimento penale contro Nox Amanda Marie, Sollecito Raffaele, ridetermina la pena inflitta a Nox Amanda Marie complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Buonasera, benvenuti a Linea Gialla, amici telespettatori. Dunque, il caso Sollecito. Per la prima volta Raffaele Sollecito in uno studio televisivo accetta di confrontarsi tra chi lo accusa, in questo caso Roberta Bruzzone, e chi lo difenderà, cioè Vittorio Feltri. Entrambi li ringrazio. Vorrei cominciare subito con una domanda Sollecito. Partiamo da quella notte dell'omicidio di Meredith.
da quella che gli inquirenti considerano la prima bugia, no? Agli inquirenti la prima volta che la interrogano, lei dice che Amanda la raggiunge subito dopo, lei è tornato a casa intorno alle 20 e poi cambia versione, dice siamo stati insieme tutta la notte, è così? Perché ha cambiato versione? Allora, io purtroppo ho fatto molta confusione davanti agli inquirenti, perché un po' per la pressione, un po' per il fatto che si parlava di 6 giorni prima rispetto a quello che mi veniva chiesto, io fondamentalmente ho passato delle notti molto simili una all'altra durante quelle giornate, perché avevo conosciuto Amanda da pochissimi giorni, facevamo più o meno le stesse giornate, quella serata in particolare non è successo niente di eclatante, di particolarmente impresso nella mia memoria da poter rimanere poi a lungo dopo, come eventi singoli, parlo come eventi particolari, quindi alla fine ho fatto confusione tra qualche serata prima, qualche serata dopo. Di fatto, quando mi sono reso conto dei dati oggettivi, come per esempio l'SMS che Patrick Lumumba manda ad Amanda quella sera dicendole che non aveva più bisogno di lei al lavoro. Patrick Lumumba, ricordiamo, è il datore di lavoro di Amanda, dove Amanda andava a lavorare di solito. Io pensavo che era una serata in cui lei fosse andata a lavorare, invece si parlava di una serata in cui lei si era liberata. Poi c'è stata anche la testimonianza di una mia amica che si chiama Jovana Popovic, che aveva bisogno di un passaggio mio alla stazione degli autobus. Poi è venuto successivamente un'ora dopo, sempre a casa mia, a disdire questo appuntamento perché non aveva più bisogno. Quindi lei sostanzialmente si è confuso su lei? Mi sono confuso perché non avevo ben presente di che giorno parlavano, ma gli stessi inquirenti, incalzandomi ed essendo molto, molto concentrati sulla figura di Amanda in senso colpevolista, nel senso in senso già mirato, avevano in qualche maniera, cioè lei dice, volevano già andare a puntare su Amanda, quindi stavano cercando in tutti i modi di trovare quello spazio che li avrebbe portati ad avere conferma delle loro ipotesi. Roberta Bruzzone, ti convince questa ricostruzione? Si può essere confuso Raffaele Sollecito, per questo ha cambiato versione? Facciamogli però un paio di domande, no? Importanti. Lui comunica con suo papà alle 20.42, giusto? Da tabulato, io sto parlando. Sì, io ovviamente poi le cose ovviamente mi ritornano dopo, certo. Nel senso che io non è che mi ricordavo l'orario in cui mi aveva chiamato papà. Comunque, sì, da tabulato, certo, risulta, certo. Quindi intorno alle 8, insomma, 8 e mezza, alle 20.42, lei gli dice sto lavando i piatti. Sì. Ok, quindi questo, fin qua ci siamo. Certo. Dopodiché lei, immediatamente dopo, spegne il cellulare. Lei spegne il cellulare quando ha saputo da Lumumba l'Amanda. No. No, io non lo spengo perché, rispiego, casa mia, dove vivevo, è una casa molto vecchia e penso che tutto il quartiere in quella zona di Perugia sia tipo del 1200-1300, nel senso che ci sono dei muri molto molto spessi, quindi se il cellulare non si tiene nella traiettoria della finestra non prende, la non prende molto bene. Io non l'avevo spento, ricordo che Amanda l'aveva spento poco tempo dopo che aveva ricevuto il messaggio da Patrick Lumumba. Questo me lo ricordo perché mi ricordo quei momenti, quegli attimi in cui Amanda era felicissima del fatto che si era liberata la serata e addirittura dalla gioia salta, addirittura mi salta addosso dicendo abbiamo la serata libera, proprio perché gli altri giorni avevamo avuto diversi impegni, io con la mia tesi di laurea, lei con, certo, le sue amicizie sul lavoro e quant'altro. Però risulta, sì, risulta, sì, che non, il mio che lui, il suo cellulare non aggancia alcun tipo di rete fino dalle 20.42-43 fino alle 6 del mattino. Quindi gli inquirenti naturalmente ritengono che lei l'abbia spento. No, non era spento, era semplicemente fuori, l'avevo lanciato fuori dalle scatole, diciamo, virgolette. Sì. Senza spegnerlo. Senza spegnere. Non prendeva la non prendeva, non prendeva. Però loro hanno verificato, attenzione, sì, gli inquirenti verificano che non c'era nessun tipo di problema invece sulla ricezione legata a quella sua area e che non ci no, sono non stati hanno problemi fatto, non hanno sulla fatto funzionalità della rete dentro la mia casa. Non hanno fatto, la zona è coperta regolarmente dalla rete radioelettrica. Questo risulta. Abbiamo fatto delle perizie nella stessa casa mia che sono agli assi. Sentiamo Fel. Scusa, mo ci appiccichiamo al telefonino. Io ho un telefono. È fondamentale per l'alibi. Anch'io ho il telefono. È fondamentale per l'alibi suo, è determinante. Perché non ci sono prove. Se posso fare delle obiezioni. Cioè, io non è che provo ad accercare l'alibi. Credo che l'alibi invece le serve come. Posso argomentare anch'io nella mia modestia qualcosa.
Io posseggo da parecchi anni un telefonino, cioè, persino io, che non sono tecnologico, scrivo ancora con Olivetti, ho un telefonino, il quale ogni tanto non prende, ma non solo non prende, ma manco funziona, cioè, e io mi rassegno davanti anche alla mia incompetenza tecnologica, non è che, cioè, però come ci si può attaccare a un elemento così labile per costruire addirittura un'impalcatura accusatoria, un telefonino che se vai da una stanza all'altra cambia completamente, a me capita, devo andare anch'io vicino alla finestra per telefonare bene, per sentire, se no cade la linea, poi mi incazzo, scusate, non si può dire, ormai mi arrabbio, cioè, mi adiro, sì. E quindi smetto. Mi sembrano cose così... Dici troppo poco per considerare l'umano. Ma siamo di fronte a un omicidio, a una storia, a una condanna. Elemento per elemento, ce ne sono parecchi altri, però, non è solo questo. Sì, però fallo parlare. Allora, però non è l'unico elemento questo. Gentilissima signora, carissima Roberta, se vuoi parlare tu, parla tu. Io parlo volentieri, se interrogato. Ma amerei non essere interrotto, perché perdo il filo, già faccio fatica a trovarlo il filo, se poi pure lo perdo, allora io dico, ma se noi stiamo facendo una discussione sul telefonino, io intervengo sul fatto del telefonino e lo trovo ridicolo, assurdo, è fuori da ogni logica fare delle congetture sulla base di una linea telefonica che sappiamo tutti che non funziona. Funziona la bolletta del telefono, quella arriva sempre, immancabile, ma la linea non è vero che è sempre pronta ed è sempre nella nostra disponibilità. Quindi io non mi arrampicherei su una linea del telefono, anzi eliminerei questo discorso perché lo svilisce tutta la nostra discussione. Facciamo una figura dei fessi perché parliamo di telefonini, ma parliamo di omicidio, di motivi, di moventi, di prove, dove sono le prove che questo signore qui, che mi fa anche un po' tenerezza, è stato un assassino. Ditemelo, prima di sbatterlo in galera, datemi delle prove, se no qui non siamo di fronte a una civiltà del diritto, siamo di fronte a una barbarie. Mi dici una prova in 30 secondi contro Raffaele Sollecito, Roberto? Ripeto, una prova. Una domanda così qua non ha molto senso, questo è un processo complesso dove sono tantissimi gli elementi. Famo che la stessa regola di Feltri vale per tutti, insomma, che magari è più utile. E il discorso è questo, cioè, non è che il singolo elemento è di per sé straordinariamente significativo. Qui ci sono una serie di elementi, tanti, che vanno letti dinamicamente. Io ho delle domande da fargli, perché alcuni aspetti vorrei chiarirli con lui, perché non risulta chiarito dagli atti. Per esempio, 10 ore di copertura radiofonica che salta solo perché lei sposta la posizione del telefonino. A me personalmente mi sembra un po' strano se non l'ha spento, come esperienza pratica su questo tipo di discorso. Mi sembra altrettanto strano che lei interagisca fino alle 21:10 col suo computer, non oltre, ci siamo? E a un certo punto sparisce anche lì, e guarda caso è tutto contestuale allo stesso periodo. Facciamolo rispondere, perché allora, La contestualità è semplicemente che io sono con la mia ragazza, dopo che aveva avuto comunque dei giorni abbastanza intensi, a livello di studio e da una parte, e di impegni, perché avevo avuto anche la laurea di altri amici che mi avevano tolto del tempo, e avevo anche voglia di conoscere meglio questa ragazza, perché io la conoscevo da 5 giorni, cioè... Non è che avevamo vissuto quei 5 giorni in maniera intensa, ma ancora avevamo la brama di conoscerci ancora di più e passare ancora più tempo assieme. Quindi questa brama, scusate se entro diciamo in questa maniera un po' dettagliata, questa brama ci ha portato questo tra virgolette vuoto di interazione fuori, diciamo, interazione tecnologica. Cioè lei dice si è liberato del telefonino, ma anche delle cose che aveva da fare al computer per stare. Esatto, perché col computer, per esempio, l'interazione ultima è alle 21:26, non alle 21:10, perché le 21:10 è quando io ho chiuso il film, il famoso mondo di Amélie, che oltretutto non abbiamo visto nemmeno tutto, perché siamo stati interessati più l'uno all'altro che non a tutto lo trascorrere del film, e quindi addirittura dopo la chiusura
Non, cioè, chiarissimo, non ci siamo, okay. Chiarissimo. Dopodiché apro anche un altro file, sì, multimediale. Adesso, a livello di prove, io volevo far presente, a pochi hanno contezza di questo, ma per me è molto importante. In questo processo, a differenza di diversi altri, esiste una e sola perizia. Perizia è la perizia che è stata data in affido dal giudice, cioè da chi mi doveva giudicare, a dei periti che sono stati nominati dal giudice e quindi pagati dai contribuenti, non né dall'accusa né dalla difesa. Dell'unica ed è sul DNA. L'incarico affidato in corte d'appello a questi periti dice così, chiede se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione del grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165B Gancetto del Reggiseno e 36 Coltello. Sì. E se non è possibile procedere a un nuovo accertamento tecnico, sì, delle tracce di DNA che sono la base fondamentale delle prove contro... Il soldoni significa, sollecito, che la prova contro di lei viene valutata nel Gancetto del Reggiseno, è così? E il coltello. Queste due sono le prove che sono state portate come prove, perché tutto il resto sono solo congetture. Valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni. Il risultato di tutte queste pagine, che ovviamente non è possibile leggere, vi lascio il gancetto del Reggiseno che mi riguarda in maniera diretta, dice, relativamente al gancetto del Reggiseno, riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia scientifica non siano attendibili per i seguenti motivi. 1. Non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto. 2. Vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico, sì, significa dei picchi che poi leggono la traccia. 3. Non vi è stata un'erronea interpretazione del profilo Y. 4. Non sono state seguite le procedure internazionali, chiarissimo, di sopralluogo, i protocolli internazionali. 5. Non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale, contaminazioni verificatesi in qualunque fase della repertazione o in manipolazione del reperto. Ok, quindi questo che significa? Significa che non ci sono mai state prove e oltretutto la Cassazione in particolare si è completamente dimenticata che ci sono state, dopo il sopralluogo, ben 3 perquisizioni di quella casa, dove non c'erano più i poliziotti con la divisa tutta mascherata e chiusa per evitare la contaminazione, ma sono entrati delle persone normalissime che hanno rovistato tutto, hanno preso il materasso di Meredith e l'hanno buttato in cucina, tutti i libri di tutte le ragazze erano addirittura confluite nella stanza del delitto, tutto era soqquadro, e dopo sono rientrati quelli della scientifica, non rispettando nessun protocollo e nessuna regola scientifica, a repertare il gancetto del degli errori sono stati che ormai era stato indagine, contaminato ma completamente. Abbiate pazienza. C'è un problema, poi esperta. Devo intervenire. Sì, sì, okay. Sì. Certo. Intanto, no, Vittorio, prego, vuoi... prego, no, no. La Cassazione si è dimenticata totalmente. Intervengo su una cosa. Osservate. Certo, siccome sono anche un po' su di età, come probabilmente si vede, ne ho viste tante di indagini, ma ne ho viste tante partire malissimo. Non mi pare che l'indagine su sollecito Amanda sia partita benissimo, con il rispetto di tutti i criteri scientifici, con attenzione, un po' così alla carlona, come spesso succede in Italia. Poi queste indagini vanno avanti, si complicano, c'è una grande confusione, alla fine tu non capisci più chi abbia ragione, chi abbia torto, ma emergono soprattutto degli elementi superficiali che sono ininfluenti al fine di capire cosa possa essere successo. Sono tutti discorsi, congetture, ma di una banalità sorprendente. Allora io mi domando questo, ma per condannare una persona, tra l'altro anche non a 6 mesi di carcere, ma a 25, 30 anni, ergastoli come piovesse, ma non bisognerebbe procedere con i piedi di piombo, con un minimo di attenzione? Io quando vedo comparire le tute bianche mi terrorizzo, perché so che sarà un casino, che non si capirà più niente, controversie, perizie contro perizie. Io mi trovo di fronte a 3 periti di qua, 3 periti di là, come Garlasco, uguale, no? Periti,
cioè periti per aria, periti per terra, periti dappertutto, ma quale dei periti ha ragione? Tu come puoi saperlo? Il primo che ha parlato, non il secondo che ha... Ma vi rendete conto che noi stiamo andando contro persone, contro giovani, forse erano anche ottantenni, non importa, così, sulla base di elementi vani, vaghi, assurdi. Io lo trovo agghiacciante tutto questo. Allora, se si hanno in mano delle prove, c'è poco da fare, si condanna. Ma i processi indiziari sono tutti pelosissimi, sono tutti pericolosi. Se poi intervengono queste perizie e non si sa quale sia la più attendibile, beh, io ci starei attento, perché è vero, qui c'è una vittima, che è quella signorina che non ricordo neanche Meredith. Come si chiama. Meredith, che è morta. E quindi va rispettata, bisognerebbe trovare i colpevoli. Ma pur di trovare un colpevole, mettiamo in carcere altri due innocenti, il risultato è tre vittime anziché una. Ma vi sembra giustizia questa o schifezza? Per me è una schifezza. Roberta Bruzzo, Vittorio Feltri, un attimo solo. Questa è l'unica processo, perizia. Le altre sono tutte consulenze o dell'accusa o della difesa. Questa è l'unica perizia chiamata in causa dal giudice. C'è il rischio di un eccesso di giustizia, Roberta Bruzzo, come dice intanto Feltri. Intanto io ho un po' di difficoltà ad antepormi ad argomentazioni che in linea di principio condivido, perché è chiaro che io lavoro in questo tipo di settore da tanti anni ed è evidente che mi piace ragionare su dati obiettivi e fare in modo che le valutazioni poi che si trasformano in sentenze siano solide. Quindi, al di là di questo, che condivido pienamente, c'è da fare un po' di valutazioni in questo caso. Adesso non è che io voglio fare la santa inquisizione qui stasera, voglio dire, però ho degli aspetti da chiarire. Su questa famosa perizia Conti Vecchiotti, per intenderci, che è l'unica perizia disposta obiettivamente in questo caso, perché tutte le altre sono consulenze tecniche, magari per chi ci ascolta può essere una differenza minima, in realtà è una differenza importante, perché quella consulenza tecnica d'ufficio o perizia è quella disposta dal giudice, in questo caso soltanto la Corte d'Appello di Perugia, gli assise d'Appello di Perugia ha disposto questa consulenza tecnica, questa perizia. Quindi? Che succede però? Questa perizia è stata fortemente criticata in sede di dibattimento di secondo grado, perché in particolare? Perché proprio le altre parti del processo, in particolare il professor Novelli, che era consulente tecnico della famiglia Kärcher, che peraltro è un'autorità mondiale in termini di genetica forense, anche loro. Che ci invita. No, Novelli dice una serie di cose molto interessanti, anche tra loro cui dice. Mi scusi tutti. Sì, vabbè, voglio dire, ma anche Novelli non è che sia l'ultimo. Anche il mio consulente. Ma non sto cercando di sminuire gli altri. Andiamo alla domanda, Roberto. Novelli, ordinario a Tor Vergata, dice: guardate, benissimo, avete fatto questo lavoro. Io vi dico che c'è della tecnologia ad oggi disponibile per poter analizzare ulteriore materiale, anche sotto i 10 picogrammi, cioè 100 erano quelli trovati lì, che è già un locopinander, per intenderci, cioè scarsissima quantità di DNA. Ma addirittura esistono già dei kit della tecnologia. Quindi, loro però, contrariamente a quello che è stato chiesto, la Corte d'Assise, l'appello d'Assise di Perugia, che avrebbe dovuto a questo punto completare, perché a quel punto lì, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, inspiegabilmente si rifiuta. E quindi quella consulenza tecnica rimane monca, perché di fatto non usa le migliori tecnologie in quel momento disponibili. Raffaele, rispondere. Prego. Allora, il quesito di questa perizia non è quello di analizzare delle altre tracce, ma chiede semplicemente di cercare negli stessi punti, reperti, cioè negli stessi reperti, delle tracce ulteriori. Nel qual caso le tracce ulteriori sono state trovate soltanto che per il kit che possedeva questo laboratorio, quella traccia non era possibile avere un risultato tanto affidabile. Quindi comunque lei, un pasticcio è stato fatto. Non è che sia un pasticcio. La perita ha conservato la traccia. Ha conservato la traccia, non l'ha analizzata, ma l'ha conservata perché non aveva a disposizione un kit per analizzare confacente alla quantità di quella traccia. Però l'ha conservata, è stata riesumata in questo appello e comunque ha portato al valore zero. C'era soltanto il DNA di Amanda su quel coltello, Amanda ha frequentato quella casa, il che non significa nulla, ed era una traccia nell'intersezione tra il manico della lama e la lama stessa, dove si annida sicuramente qualsiasi traccia di sangue. Senta, Raffaele, nel momento in cui ci fosse visto stato, che lei mi ha citato, e comunque ha portato a niente da parte dei RIS. Ma non con quella tecnologia che si poteva utilizzare. L'ha conservata la traccia. Certo, ma con quelle tracce quella che c'era.
ci siamo. Ma comunque ha portato a niente, ha comunque portato a niente. Non è completo. Stiamo giocando ai piccoli chimici qui, non si capisce niente. I piccoli chimici. Ma voi credete ai chimici? Io sono una figlia chimica, se mi dice che è mortadella non ci credo. Cioè, ho capito, però. Sì, però non si può neanche dare questo valore religioso, cioè, il chimico ha detto, la tecnica, ma tu mi devi, mi scusi, dottoressa, va bene. Roberto, tu, lei mi deve spiegare per quale motivo questo signore avrebbe dovuto uccidere questa ragazza. Almeno un'ipotesi che stia in piedi, c'è? Io la vorrei sapere, perché io sono un ignorante, non so niente di chimica. Io so l'acqua, non mi ricordo neanche l'acqua, cos'è? Boh, non mi ricordo. H2O. H2O. Quindi io voglio capire perché lui doveva ammazzare questa qui. Allora, perché doveva ammazzare... La volevi scopare? Non lo so, chiedo. Alla dottoressa, sinceramente, lo vorrei chiedere alla dottoressa. Ma non ha senso incriminare questo giovanotto per un delitto che non si sa bene chi... Ma perché doveva farlo? Uno si stava laureando, stava facendo la tesi, ci aveva una fidanzata bellissima, va a scopare questo qui che non era neanche eccezionale, dire. Sicuramente è una ragazza carina. Ma non lo so, però, ma voglio dire... Perché dovevo a questo? Però cerchiamo di capire. Cerchiamo di fare dei riferimenti. Sì, però cerchiamo di capire. Una ragazza morta ammazzata, no, magari. Ma lo so, cioè, che è brutto, però anche un ragazzo che sta andando in galera per 25 anni, voglio sapere perché... Deve aver fatto una cosa simile. Se abbiamo il tempo magari di dire delle cose. No, ma io faccio delle domande. Si fa delle domande e ora rispondiamo. Mi taccio. No, non si deve tacere nessuno, però dobbiamo vedere quali sono i dubbi su Raffaele Sollecito. E poi parleremo del movente. Perché avrebbe ucciso Meredith e soprattutto del suo rapporto con Amanda. Vediamo. Perugia, 2 novembre 2007. Sono da poco passate le 13, quando nell'appartamento al piano terra di via della Pergola 7 viene ritrovato un cadavere. È il corpo di Meredith Kercher, una studentessa inglese di 21 anni. Innamorata dell'Italia e della nostra cultura, si era appena trasferita a Perugia per frequentare l'università con il progetto Erasmus. Meredith è stata violentata, accoltellata e sgozzata. Secondo l'autopsia, la morte è avvenuta tra le 22 e la mezzanotte del 1 novembre. Fin da subito, le attenzioni degli inquirenti si concentrano sulla coinquilina americana e sul fidanzato di lei, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sono stati proprio loro a notare che in via della Pergola c'era qualcosa che non andava la mattina del 2 novembre. Ed è stato Raffaele a chiamare per primo i carabinieri dopo che Amanda gli ha raccontato cosa ha visto. La porta della stanza di Meredith chiusa a chiave e i vetri di una finestra rotti, come se qualcuno si fosse introdotto in casa. Il 6 novembre 2007, Amanda Knox e Raffaele Sollecito vengono arrestati per l'omicidio di Meredith Kercher. Insieme a loro finisce in manette Patrick Lumumba, gestore del bar dove lavorava Amanda e da lei stessa accusato. Dopo 14 giorni di ingiusta detenzione, Lumumba verrà scarcerato e in seguito la Knox verrà condannata per calunnia nei suoi confronti. Gli inquirenti nel frattempo identificano tra i colpevoli anche Rudy Herman Guédé. Guédé verrà condannato in via definitiva, con rito abbreviato, a 16 anni di carcere per violenza sessuale e concorso in omicidio. Concorso con chi? Raffaele e Amanda sono stati condannati, poi assolti e ora di nuovo condannati. Ma quattro processi sembrano non aver ancora chiarito tutti i dubbi. La sera del 2 novembre, Sollecito parla con il padre al telefono e gli racconta che sta lavando i piatti. Sono le 20:42. Eppure Amanda e Raffaele hanno sempre dichiarato di aver cenato intorno alle 22. Secondo la loro versione, i due fidanzati quella sera hanno visto un film sul computer fino a tardi. Dalla perizia informatica, però, risulta che il PC di Sollecito non è stato utilizzato dalle 21:10 alle 6:02 della mattina dopo.
Sul gancetto del reggiseno di Meredith, sporco del suo sangue, è stato rinvenuto il DNA di Raffaele. Secondo la difesa, si tratta di una contaminazione, visto che il reperto è stato acquisito oltre 40 giorni dopo il fatto ed è stato trovato in una posizione diversa rispetto a quella in cui si trovava durante il primo sopralluogo della scientifica. Sul tappetino del bagno viene trovata l'impronta di un piede nudo impressa sul sangue. Secondo l'accusa, corrisponde al piede destro di Raffaele. Per la difesa, però, il piede di Sollecito presenta una particolarità all'alluce che esclude che si tratti del suo piede. Il titolare di un supermercato sostiene di aver visto Amanda entrare nel suo negozio alle 7:45 della mattina del 2 novembre e dirigersi nel reparto dei detersivi. Ricorda che quando lui è arrivato per aprire il negozio, lei era già lì ad aspettare. Secondo la difesa, però, si tratta di una testimonianza debole, arrivata un anno dopo i fatti. E poi c'è un altro testimone, Antonio Curatolo, un senzatetto che frequentava la zona di Via della Pergola. Quella sera ha riconosciuto Amanda e Raffaele non lontano dalla casa dell'omicidio. Secondo la difesa, però, la sua testimonianza non è attendibile, anche perché Curatolo si confonde sovrapponendo il ricordo della sera di Halloween a quello della sera dell'omicidio. I giudici dei diversi processi hanno interpretato le prove in maniera diversa. Il 5 dicembre 2009, la Corte d'Assise di Perugia condanna Amanda a 26 anni di carcere e Raffaele a 25. Il 3 ottobre 2011, la Corte d'Appello ribalta la sentenza precedente e li assolve. A marzo 2013, la Cassazione decide che è tutto da rifare. Dopo 7 anni, un altro processo, un altro verdetto. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, nel procedimento penale contro Nox Amanda Marie, Sollecito Raffaele, ridetermina la pena inflitta a Nox Amanda Marie complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Ora non resta che aspettare la sentenza della Corte di Cassazione, attesa entro la fine dell'anno. Raffaele, ci può parlare del suo rapporto con Amanda? Cosa le piaceva di Amanda, in due parole? Io fondamentalmente ho conosciuto Amanda in un concerto di musica classica. E, diciamo, era l'unica in quel concerto di musica classica, come potete immaginare. Non era un concerto sicuramente frequentato da giovanissimi. Ero andato dopo che avevo fatto un esame molto, molto pesante e con un mio amico, ed era l'unica ragazza vestita in jeans come me, perché avevo finito un esame, quindi avevo un attimo voglia di staccare un po' la testa dai libri e tutto quello che riguardava l'informatica, e avevo voglia di distrarmi un attimo. Però erano tutti in giacca e cravatta, lei era l'unica vestita in jeans, che in qualche maniera mi ha visto anche me che ero vestito in jeans, ed ero quindi vi siete piaciuti amico. E vi siete... abbiamo avuto un sorriso l'uno con l'altra, io mi sono avvicinato e di lì è scattata una conoscenza che poi si è perpetuata in quei giorni. Cosa le piaceva di lei, di Amanda? Raffaele, cosa l'aveva colpito? Lei era molto diciamo, aveva un senso di essere, diciamo, mi dava molto il senso di essere una ragazza nel paese delle meraviglie. Era come una ragazzina che si emozionava anche si per il cinguettio di un uccello, per dire. Senta, cioè, era una cosa un po' fiabesca. Vabbè, nel senso... No, per l'amor di Dio. Ho detto le cose in maniera... Sorvoliamo, è il caso di dire. Sorvoliamo. Sì, sorvoliamo. Tutti i media, Raffaele... All'inizio l'hanno dipinta come il ragazzino succube dell'amante o della fidanzata diabolica, appunto Amanda. Lei si sentiva succube di Amanda? No, io fondamentalmente la conoscevo da pochi giorni e penso di avere la facoltà di intendere di volere per poter decidere da me quello da farsi giornalmente. Quindi non era nemmeno nei miei incubi più assurdi poter pensare in qualche maniera per far piacere a una ragazza che conosco da 5 giorni, addirittura arrivare in un'orgia sanguinolenta o cose strane. Avrebbe mai mentito? Nei confronti di una sua amica, cioè è una cosa che va oltre. Senta, ha mai mentito per Amanda? Mentire per cose semplici, intendo. No, io fondamentalmente, lei parlava inglese,
e pochissimo italiano, quindi io parlavo poco inglese e molto italiano, quindi ci aiutavamo e certe volte ci sono state incomprensioni su quello che lei stava dicendo veramente, come c'era una cosa che mi diceva in affermativo e io la capivo in negativo. C'era, certe volte c'erano, non ci si capiva in maniera proprio lineare, però a parte questo, io non, cioè lei per esempio ci fu una volta che mi disse ma io non avevo detto questa cosa, perché hai tradotto agli altri una cosa che magari lei poi si è resa conto che non era, e fondamentalmente ho fatto una traduzione sbagliata. Ma senta, si aspettava di portarla avanti questa storia d'amore? Io la stavo conoscendo, ovviamente quando si comincia si pensa, dice, una bella ragazza, chissà com'è, nel senso, chissà se questa storia può avere un seguito, chissà se... Ti amerò per sempre. Cioè, non si può sapere. Ma quante volte l'hai detto? Ti amerò per sempre. Ma no, ma non l'ho fatto. Ogni paio di mesi. Non l'ho fatto, però fondamentalmente sì, mi piaceva molto, sì, però nel senso, non avevo... già cominciato a entrare nell'ottica di idee, certo volevo stare molto con lei, però non ero entrato nell'ottica di idee già di programmarmi qualcosa, perché io stavo arrivando alla laurea e poco dopo dovevo trasferirmi a Milano per la specializzazione. Quando Amanda è tornata in America, Raffaele, quindi è finito il vostro viaggio processuale insieme, si è sentito un po' tradito da lei, ha avuto questa sensazione o no? No, no. Casa sua è negli Stati Uniti, quindi non vedo niente di strano. Comunque, io, scusami, Salvo, se devo ritornare su un punto a livello flash. Sì. Questa perizia, chiesta dal giudice, non da Raffaele Sollecito, voleva sapere dai periti se quello che è stato fatto dalla polizia scientifica era affidabile come risultato o meno. La perizia ha detto di no, e inoltre le eventuali tracce ulteriori sono state conservate e poi rianalizzate per comunque portare a un risultato negativo. Quindi non c'è niente che si possa criticare a questa perizia. Chiarissimo, chiarissimo. Per un periodo è stato a Santo Domingo, sei stato a Santo Domingo, ormai ci siamo del tutto. Poco prima della sentenza ti hanno tolto il passaporto, se non sbaglio, in Austria. Hai mai pensato, c'è stato un momento in cui hai detto non torno più in Italia? Allora, io a Santo Domingo ci sono, ecco perché i media poi costruiscono. Io fondamentalmente, se nessuno sapeva che ero andato a Santo Domingo, io ero una persona normalissima, come uno di tanti di voi che si fa una vacanza di 20 giorni. A Santo Domingo, dico te. Ma scusate, io alla fine ho una famiglia, tu ho degli amici. Tu gli avresti consigliato? Ma certo, ma se sta a Santo Domingo è sempre meglio che in Italia, che fa schifo, fa altro, no? Ma scusa, perché devi tornare qui a parte? Siamo italiani, allora facciamo tutti quanti un barcone, tutti quanti insieme, ce ne andiamo. No, l'istigazione è una considerazione. Io alla fine sto combattendo perché mi sento innocente, perché sono innocente. L'avresti fatto perché non hai fiducia? Sono tornato. Perché non si sa mai che possiamo, anche perché una famiglia degli amici, ho dei progetti per il mio futuro, dei sogni. Ho raggiunto tanti traguardi, sudando. Io questo ho molto apprezzato il fatto che lui è tornato. Io no, perché io invece l'ho molto apprezzato come comportamento processuale. Io l'ho molto apprezzato. Ho fatto molti sacrifici, ho raggiunto dei traguardi in questo paese, ho avuto molti progetti, tra cui un progetto. Mi stava venendo in mente anche un progetto commerciale a livello internazionale ed era anche un motivo per cui sono tornato lì. Ma io comunque sia qui, ho fondamentalmente tutti i miei effetti, tutte le mie basi. Da persona innocente, se voi vi mettete un secondo nei miei panni, al di là del fatto di dire no, vabbè, l'Italia è un paese che va a pezzi, però se voi un attimo vi mettete nei miei panni e vi pensate un secondo che sono innocente, un secondo... Che cosa avreste fatto di tutto questo? Innocenti, scusa, non basta, ma questa è una cosa che viene detta, ma nessuno la prende seriamente. Io non l'avrei presa perché se Vittorio, se lui presa seriamente saremmo tutti andati via, tutti. Lui chiede, sta succedendo, vedi che vanno via tutti. Lui crede nella giustizia, lui crede nella giustizia, dice dal suo punto di vista sono innocente e torno a farlo. È corretto, io credo che sia più corretto il suo punto di vista, quel punto di vista. Il rischio è talmente alto, perché tu non capisci come sono andate le cose, il primo grado, il secondo grado, la Cassazione che insomma, il rischio al suo è altissimo. Io stato a Santo Nel dubbio mi tolgo dalle balle, no? Saresti stato certamente ero combattuto, vedo, alla fine ho fatto una scelta. Vedo anche tuo papà collegato con il tuo avvocato, il collegamento a volte va e viene, torno da lui dopo la pubblicità con altre domande a Raffaele Sollecito, a tra poco.
Io sono molto convinta che l'aggressione sia stata fatta da una sola persona e che questa persona è già stata condannata. È come se ci fosse un processo amandocentrico, Amanda il sole e illumina di indizi Raffaele. Considerate Raffaele Sollecito per quello che è e non per i mezzi indizi. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Il nostro ospite Raffaele Sollecito, che si sta prestando a un confronto tra chi è colpevolista, Roberta Bruzzone, e chi invece è innocentista, Vittorio Feltri. A proposito, visto che siamo in diretta, molti tweet che ci stanno arrivando, qualcuno, diversi, si lamentano perché dicono: ah, ma come, Feltri offende Meredith sull'estetica, ha detto, insomma, ricordiamo che Meredith è una vittima e probabilmente Vittorio Feltri non voleva offenderla. Ma ci mancherebbe altro, dicevo soltanto per capire l'eventuale movente che la cosa non si proponeva, visto che lui conosceva da 4-5 giorni quella signora che vediamo anche lì, insomma, mi pare che non avesse problemi, no, di alternativa. Cioè, questo però bisogna dirlo, se no non si capisce. Se no non si capisce, non si arriva al nocciolo delle questioni. Puntualizzare alcune cose molto importanti. Perché dottoressa Patrick Lumumba è stato arrestato? Io le faccio questa domanda perché vorrei far capire anche perché. Perché Amanda lo ha collocato insieme a lei sulla scena del crimine. Ok, allora Amanda sulla scena del crimine ha collocato se stessa e Patrick Lumumba. Io non esisto, uno. E seconda cosa, non esisteva nient'altro. Patrick Lumumba, gli hanno sfondato la porta di casa, sono entrati, l'hanno trascinato in carcere senza farlo parlare, soltanto perché una ragazza di 20 anni americana in un certo momento della giornata ha fatto il suo nome dicendo che ha fatto un omicidio. Se avesse fatto il suo nome Feltri o il suo nome, i poliziotti erano qui e li vi portavano direttamente in carcere senza farvi alcuna domanda, senza che voi vi potevate appellare a nulla. Stavate dentro la cella senza alcuna base reale, se non una dichiarazione definita spontanea, che poi non aveva nemmeno un avvocato, di una ragazza americana ventenne seduta in questura da quasi 7-8 ore. Voglio andare un attimo da tuo papà, Raffaele, da Francesco Sollecito, che ci aspetta, è collegato a casa. Buonasera, signor Sollecito, che è in compagnia del vostro avvocato. E c'è stato questo, secondo lei, il fatto che contro suo figlio siano state fabbricate, tra virgolette, come dice lui, delle prove fatte con delle indagini che lasciano a desiderare? È un fatto indiscutibile che Raffaele è stato arrestato quella notte semplicemente perché gli è stata attribuita un'impronta di scarpa lasciata con il sangue della vittima, che poi successivamente invece è stato dimostrato appartenere alla scarpa di Rudy Guedin. L'unico elemento che dice tuo padre è così? Era l'unico elemento, esatto. D'accordo a dottoressa Bruzzone. Lui è stato arrestato inizialmente esclusivamente per quell'elemento, cioè perché hanno attribuito erroneamente, perché poi è emerso effettivamente che fu uno sbaglio, bastava a lui bastava fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cerchi, non corrisponde il numero, forse c'è qualcosa che non va. No, corrispondenza perfetta hanno scritto. Non c'è da commentare, siamo di fronte alla follia. No, hanno scritto che corrispondevano. Arrestare una persona per una scarpa che non è sua. Ma vi rendete conto in che mani siamo? Questo scandalizza. E se ne sono accorti soltanto diversi mesi dopo. E se ne sono accorti, dice il papà di Sollecito, diversi mesi dopo. No, veramente ce ne siamo accorti prima noi, a febbraio dell'anno successivo. E soltanto a maggio hanno avuto la conferma di quello che noi sostenevamo, perché hanno saputo persino da Rudy Guedin che in effetti quella scarpa era la sua. Sentiamo per un attimo un passaggio saliente della requisitoria del procuratore generale per cui dopo Raffaele Sollecito è stato condannato. Una sintesi, sentiamo.
L'udienza è aperta. La parola al signor Procuratore Generale. L'imputato ci segnala agli organi inquirenti che la sera del fatto egli si è messo a una certa ora al computer, poi aggiunge anche quel dato di colore, mi sono fatto una canna, e parlando oltretutto al singolare. E quindi ecco, quello è il momento in cui per la prima volta spunta fuori questa, diciamo, spiegazione, questa giustificazione. Si prende atto che effettivamente l'alibi è falso. Direi contraddetto in modo chiaro dalle attività di indagine della polizia, le quali hanno messo in evidenza invece che neanche questo, diciamo, questo tocchettare della tastiera in realtà è dimostrato o comunque dimostrabile. E allora cosa devo pensare? Devo pensare a un terzo, uno sconosciuto, a un qualcuno che così, insomma, piomba in questa casa, fa queste cose, lascia le tracce di Ghedè per levare non si sa che cosa, perché poi di questo terzo sconosciuto, diciamo, non è che abbiamo segnali, però ecco, non si può utilizzare il Ghedè come una sorta, diciamo così, di tappabuchi che può servire in qualche misura a tutte le bisogne. E tossico o non tossico, Curatolo è sicuro del suo ricordo, che, diciamo, colloca i due imputati in orario compatibile in questa piazza Grimana. Almeno in un caso noi troviamo sovrapposto il DNA della vittima su quest'orma col DNA della Nox. Certo, ci stavamo in casa insieme, ho capito, bellezza, ma tutto sommato, voglio dire, non è facilissimo che questi DNA, capito, non sono mica le presine dell'idrolitina, insomma, voglio dire, bisogna che ci sia una ragione per la quale un certo DNA si trova in un punto anziché in un altro. Anche qui noi abbiamo un'analisi che individua in modo certo la presenza dell'imputato sollecito su questo gancetto. Però resta il fatto, signori, che se io devo immaginare che su quel gancetto in quantitativo apprezzabile ci sia il DNA di sollecito, ecco, io non posso pensare a un DNA di sollecito che veleggia in quella casa, devo pensare a un trasporto in concreto. Ma che contaminazione si può immaginare se in quel contesto di sollecito non c'è traccia? Come ci si arriva da parte di chi, che in modo, con che, ma che scherziamo? Io ci andrei un po' cauto, ecco, nel dare tutta questa comprensione a questi giovani. Richiedo alla Corte due cose sostanzialmente, che certamente la calunnia a carico di Nox Amanda sia riformulata nella pena, portando la stessa alla misura di anni 4 di reclusione, quindi escludendosi il futile motivo, vi chiedo di affermare la penale responsabilità di entrambi gli imputati con condanna per ciascuno alla pena di anni 26 di reclusione. Facciamo una cosina. Posso replicare? Certo, assolutamente. Scusi, allora, innanzitutto il procuratore generale si è dimenticato che noi quando tossiamo rilasciamo il DNA per terra, ma proprio il fatto che noi rilasciamo il DNA per terra presuppone che qualcuno reperti quello che c'è per terra, magari nel corridoio vicino alla porta, cosa che la polizia scientifica non ha fatto. Quindi da dove è venuto il mio DNA si può immaginare, ma di fatto la polizia non ha dato contezza di quello che hanno analizzato soltanto alcune cose in quella casa, ma non per terra, non negli angoli dove poteva essere trovato, sì, il mio DNA, non nella scena del delitto, perché quella casa la frequentavo. Ma oltretutto, nel concorso di cui mi si accusa, mi devono spiegare in maniera concreta e assoluta perché Ghedè parla del fatto che in questo omicidio, dove c'è tantissimo sangue, ed è dappertutto, c'è una pozza di sangue, si vede nelle fotografie. Lui stesso dice che si è inzuppato i pantaloni ed era zuppo fino nei calzini di sangue. Mi dispiace di raccontare questi dettagli, certo, ma devo rappresentare. Invece di me hanno addirittura analizzato le spugnette, gli asciugamani, gli scarichi dei lavandini, degli scarichi della doccia, tutti gli scarichi, ogni angolo della mia casa e dei miei vestiti, e non hanno trovato nulla.
Perché c'è questa disparità e com'è possibile? Com'è possibile, Vittorio? Ma è possibile perché noi siamo di fronte a un apparato che dovrebbe fare giustizia, a partire dalle indagini preliminari e tutti gli accertamenti, che viene fatta con metodi che definire artigianali, per non dire cioè non vorrei dire parolacce, però mi vengono solo parolacce. Capisci? Cioè, siamo di fronte a dei metodi così sciatti, così da incapaci, come se si trattasse di decidere chi ha cucinato il pollo. Ma no, qui siamo di fronte a persone umane, a una vittima che merita giustizia. Siamo di fronte a persone accusate a vanvera, su basi cialtronesche, e tutto questo mi fa paura. Io sentivo parlare prima la requisitoria, io non ho niente contro nessuno, anzi io adoro i magistrati, perché ne ho terrore, quindi dico, magistrati, vi amo, no, lasciatemi in pace, perché è tutta una vita che sono in ballo con tribunali, mi condannano per querele, a querele, a volte sono stato assolto che avevo torto, quasi sempre condannato che avevo ragione. Occhio che non sia un disastro. No, ma io dico la verità. Il crimine, occhio. Ma io dico quello che è, poi non ho paura. Io di fronte a queste mostruosità inorridisco. Non dico io nei suoi panni, io posso essere, vado giù piatto, non solo sarei scappato, forse in alternativa mi sarei suicidato. No, diciamo questo. Come no? Ma tu non sai cosa vuol dire stare 25 anni in galera? Noi parliamo a cacchio. Chiedilo a lui cosa vuol dire stare in galera. Starci 25 anni. In 2 metri per 3, con un bagno che non riesce nemmeno a sederti, con una persona che ti guarda di continuo. Ma Roberta Bruccioli, torniamo sulla requisitoria del pubblico ministero. Ripeto, faccio fatica io antepormi con argomentazioni. Ti ha convinto quella requisitoria del pubblico ministero? Beh, quella è una porzione minima, perché è durata diverse ore, insomma, ha affrontato diversi aspetti. E in quella requisitoria, non nel pezzo che avete mostrato voi, il PG va molto piatto, nel senso, sulla parte del depistaggio. Ed è l'elemento su cui, al di là del gancetto, lui riconduce un secondo momento molto importante di questa vicenda. Quindi il delitto è una cosa, c'è il depistaggio e c'è l'attività di ripulitura della scena, perché comunque, ripeto, dove è pulito? Nel corridoio esterno. Ci sono peli ovunque di corridoio, sì, nella stanza. Capito, non è una pulizia di quelle favolose, ma il sangue. Come fa a pulire selettivamente? Ma non è che ha pulito selettivamente, ci sono alcune tipologie di orme che infatti ci sono, c'è chiaramente una serie di impronte insanguinate di Ghedè, riconducibili a Ghedè, visibili e sono presenti e vanno dalla stanza di Meredith fino alla porta di uscita dell'abitazione. Ci sono tutta una serie di altri riscontri utilizzati, cioè emersi poi con l'utilizzo di Luminol, quindi con la ricerca di tracce di sangue di Lavato, che non hanno un'attribuibilità genetica a Sollecito, è bene qua ribadirlo, ma che mostrano, peraltro sono anche nella stanza della Romanelli, piedi nudi di soggetti che si muovono all'interno della scena durante l'opera che l'accusa, e io francamente mi trovo d'accordo, ritiene di depistaggio. Ovvio che voi ritenete che questo non sia, però di fatto questo è l'elemento che dice lì c'erano almeno 2 persone sulla scena, perché Meredith ha un quadro lesivo molto importante, sono oltre 40 tra afferramenti, ferite da minaccia e quant'altro, quindi e non ha ferite da difesa, quindi siccome non è una ragazza in forma fisicamente... C'è un bel livido sul gomito. Ho capito, ma non è una ferita da difesa quella, eh. Anche dei peli sotto le unghie non è una ferita da difesa. Sono 43 peli sotto le unghie, sono delle ferite da difesa. Riscontrate, non ci sono ferite da difesa. No, non sono ferite da difesa, sono ferite da minaccia. Non c'è il bulbo, quindi non hanno... No, non era utile a fini di investigazione. No. Però poi c'è quella questione sul coltello. Quindi si ritiene... E poi c'è la questione del coltello. Perché la dottoressa Brusso voleva fare una domanda specifica sul coltello. Vorrei capire, no? Mi puoi spiegare un po' quel coltello lì, come lo utilizzavate a casa tua? Quel coltello, che è un coltello di queste dimensioni, ribadisco, è un coltello che veniva usato per tagliare le verdure, le patate, il pane. Infatti hanno trovato dell'amido proprio nell'intersezione tra la manico e la lama. Quell'amido era amido di patata, proprio perché io nella cucina mi comportavo un po' da chef, nel senso che lasciavo il lavoro sporco, nel senso di tagliare le verdure, queste cose ad Amanda, invece io mi lanciavo nei fornelli con la padella, il tegame e quant'altro. Pugliese. Vabbè, mi dilettavo in questo, ma rispondendo a quello che faceva riferimento la dottoressa,
nella scena non ci sono tracce di pulizia e quelle orme di cui parlava non è detto che siano attribuibili a più persone, perché sono tutte orme di uno stesso piede, che se non sbaglio è quello sinistro, mio padre non sa meglio di me. Non no, è lo stesso piede. Non è vero, è sempre lo stesso piede, sempre lo stesso. No. E quello non che dicono questo, che è mio sul tappetino non può essere mio, perché anche se a metà e quindi non si può definire la dimensione del piede, della traccia. Perché non si può dire di quanto è grande. Però si può vedere benissimo che il secondo dito su quel tappetino appoggia, mentre io non appoggio mai il secondo dito. La perizia fatta dall'accusa, i periti portati dall'accusa, cioè i periti consulenti portati dall'accusa si sono dichiarati incompetenti in morfologia, significa che non se ne sanno niente di come sono le morfologie dei piedi, però hanno fatto un'analisi basata su delle misure prese da loro che non hanno nessuna base concreta reale per chi dice, invece di Vittorio Feltri hanno fatto queste indagini con i piedi. Questi li hanno usati. Mi permetti però una domanda, cioè... È un po' strano pensare che uno utilizzi un coltello di 19 centimetri, quindi una bella bestia così, per pelare delle patate, insomma. Anch'io quando taglio il pane sono un coltello. No, avevi molti altri coltelli, non era l'unico era l'unico che non aveva la lama seghettata. Capito, ma è anche la lama un coltello è fastidioso. Sì, ma quello è un coltello oltremodo scomodo per pelare un oggetto come questo. Senti cosa ti dice. Per tagliare il pane, tu, che... Il pane. Per tagliare, per tagliare anche il pane, tagliare anche il pane. Lui ha parlato di verdure. Ma no, anche il pane ha detto. Anche il pane, l'ha detto. Ora l'ha detto, prima non l'aveva detto. No, l'ho detto prima. L'ho detto, mi ricordo. Forse scemo sì, ma non sordo, quindi ho sentito pane. Io, anch'io a casa, dispongo di vari coltelli, di varie dimensioni. Per tagliare il pane non uso un temperino, ma un coltellazzo così, pure ondulato. Il mio è anche ondulato, magari il tuo no. E taglio il pane. Ma che cosa c'è di strano avere in casa un coltello così? Tutti abbiamo un coltello così, o no? Ma era nella chi di voi non ha un coltello così a casa? In affitto. Lei non ce l'ha. Attenzione. Tutti gli altri ce l'hanno. In primo grado, ma però. Ma che cacchio dite? Ed è l'elemento su cui comunque c'è ancora, sì, ci sarà ancora ma da discutere. Ti rendi conto che sono indizi che fanno ridere? Ma tu condanni una persona sulla base di queste fesserie? Umano, riconducibile a Meredith Kercher. Questo è un elemento su cui si tornerà sicuramente. Ho portato la perizia. Quella perizia riguarda anche il coltello, riguarda anche la traccia di Meredith. Ed è una perizia chiesta dal giudice, l'unica perizia. Il resto sono solo consulenze. Quella perizia diceva in maniera inconfutabile che quel reperto non è stato preso da esperti, è stato l'unico coltello repertato in casa mia, anzi l'unico coltello repertato in assoluto come possibile arma del delitto. Perché c'è da dire anche questo, perché non hanno repertato nessun coltello nella casa di Meredith? Perché quello è risultato positivo. No, loro mentre facevano le indagini repertavano tutto, dopo perché facevano le analisi. Ti spiego perché, c'è un'intercettazione con Amanda... tra la madre e Amanda, che dice mi preoccupa o qualcosa del genere il coltello a casa di Raffaele. Ma quando mai? C'è scritto, anche questa è nella motivazione della Cassazione ed è nella sentenza anche di primo grado. No, io non mi ricordo nessun tipo di intercettazione. C'è questa intercettazione ambientale tra la madre di Amanda conosce gli atti e Amanda e che dice... Allora, andiamo da tuo padre. Signor Sollecito, le risulta questa informazione? Ma assolutamente no, ma da dove se ne esce? Guardi, la dottoressa Bruzzone a dire cose del genere. Guardi, gliela trovo perché me la sono salvata Amanda dice, dottoressa Bruzzone, mi sia ad ascoltare un attimo. Sì, certo. Amanda dice alla madre semplicemente che lei era lì, non il coltello era lì. Era lei lì e poi dice, lì si può intendere tanti maniere, lì a casa di Meredith come lì a casa di Raffaele. Ho capito, documenti, ma noi ci basiamo sulle dottoressa, ci basiamo punto primo, facciamo un secondo. Il test che è stato fatto sulla lama di quel coltello, abbiate pazienza, io ci impiego 2 minuti a spiegarle le cose, dottoressa. Prego. Allora, il test che è stato fatto su quella lama di coltello ha dimostrato in maniera inconfutabile che non c'è sangue su quel coltello. Sapete il DNA? Quando il DNA appartiene soltanto ad una parte del sangue che è costituita dai globuli bianchi o comunque dalle cellule che hanno un nucleo. Certo. Benissimo. Allora, sapete qual è la percentuale che c'è nel sangue tra i globuli bianchi generalmente intesi e i globuli rossi che non hanno DNA? È la proporzione di 1 a 1000. Quindi se ci fosse stato il DNA di Meredith su quella lama, a maggior ragione
1 a 1000 ci doveva essere la positività del sangue di Meredith su quella lama. Ripeto, 1 a 1000, d'accordo? Quindi di che stiamo parlando? Stiamo poi parlando di quello che un'altra nella, cosa nella che ha detto la dottoressa Bruzzone, cioè, che è assolutamente non vera, guardi qua, è che il test che è stato fatto del DNA è stato fatto con è stato trovato del DNA umano, invece è falso, perché è stato utilizzato un procedimento che non è specifico per il DNA umano per trovare quel DNA. È stato trovato quella traccia con il fluorimetro, non con la realtà in PCR. Quindi non è specifico per il DNA umano quel test, è chiaro? Quindi, e poi la perizia d'ufficio l'ha detto in maniera inconfutabile che quel DNA non appartiene a Meredith. Quindi se si vuole continuare a tirar fuori argomenti che non stanno né in cielo né in terra, ben venga. Però smettiamola, per favore, di dire cose che non sono vere. Ecco, ha avuto la possibilità di mettere una serie di paletti. Infatti, ripeto, se ci fosse stato sangue di Meredith e aveva una probabilità 1000 volte superiore di trovare sangue rispetto al del DNA, e comunque se c'era del DNA doveva per forza trovare sangue. Era questo che stava intendendo mio padre con quell'attribuzione 1 a 1000. Non è detto. No, è così, perché è molto più sensibile. È così, per forza. Perché le cellule non è che se ne vanno da sole in giro. Le cellule comunque vanno insieme. Ammazza una ragazza con un coltello e poi se lo porta a casa. Ma anche a questa, a me mi pare una fesseria proprio, no? Come si dice a Napoli. No, tu. Ammazzi il coltello e porti a casa. E poi non cancelli nulla, non cancelli nulla, perché così se arrivano gli inquirenti tu ti fai scoprire. Quindi lui è anche coglione, secondo questa ricostruzione. È assurdo. Eccolo. Ma rendetevi conto. C'è proprio pagina, per propria pagina. Cioè, abbiamo posto per la replica. No, no, nella sentenza in Cassazione. Ma perché? Ascolta, nella sentenza di Cassazione c'è scritta la seguente frase. La Nox manifestava preoccupazione con la madre per un coltello che è a casa di Raffaele. Su questo tipo di... da quel punto loro vanno, trovano effettivamente... La Cassazione ha scritto un sacco di fesserie. Vabbè, allora se diciamo che la Cassazione ha scritto fesserie, un altro paio di maniche, ma c'è scritto. Delle cose che non sono vere. La Cassazione scrive... Non penso che si inventi dei dati. Lei non ha il diritto... Lei non ha il diritto di sostenere che, siccome l'ha scritto la Cassazione, tutto quello che è stato scritto in precedenza e che comunque agli atti non esiste. Però io abbia riporto pazienza. Quello che c'è scritto la Cassazione qui, ha scritto addirittura che quelle tracce invisibili di piede nudo nel corridoio, attenta, nel corridoio, non nella stanza della vittima, sono state lasciate con il sangue della vittima, che è una eresia, perché nessuno ha mai detto, né i consulenti dell'accusa, né la polizia scientifica, né nessun altro, che quelle impronte di orme di piede nudo che sono state esaltate con il luminol sono state lasciate con il sangue. Benissimo, la Cassazione ha scritto che sono state lasciate con il sangue. No, il fatto questo. Che l'ha scritto no, la Cassazione, dottoressa Bussone, se mi permette, non dovrebbe significare nulla questo. Per una persona normale, perché non è vero quello che non è così. Non siete d'accordo. I giudici della Cassazione, questo è il problema. Ha fatto bene a precisare il signor Sollecito che quello che scrivono i giudici non è una... Quelle armi non erano nemmeno sul sangue. Vorrei concludere. Addirittura. Ci pensi mai a Meredith Raffaele? Sì, io ci ho pensato molto in questi anni, a dire la verità. E non riesco nemmeno a immaginare il dolore che abbia la famiglia di Meredith. Hai mai sentito l'esigenza di incontrare la famiglia di Meredith? Sì, io addirittura ho scritto una lettera proprio nell'immediatezza di quando sono stato arrestato e delle indagini per esprimere la mia vicinanza e dicendogli che avevo fiducia che tutta la verità sarebbe saltata fuori e che comunque tutto questo inghippo e questo, tra virgolette, questo non capirsi sarebbe saltato fuori e tutti saremmo tornati a casa felicemente. Invece purtroppo così. Ero un illuso da questo punto di vista. Soltanto che io chiedo ai familiari di Meredith, se pensassi che mia sorella, perché è l'unica cosa che posso pensare, facesse una fine del genere, io penso che diventerei completamente matto. Però non,
la cosa che chiedo umilmente è che non si veda soltanto a una realtà sommaria fatta da una teoria accusatoria, e chiedo umilmente che si guardi effettivamente ai fatti di tutto quello che è stato nelle prove, nei fatti circostanziali, e si analizzi effettivamente qual è la verità di tutto, non semplicemente una teoria che non riesce nemmeno a stare insieme. Grazie Raffaele. 30 secondi di... No, mi viene... Cioè, lui dice delle cose carine, ma scusa, ma saluta Massoro, tra tutti i figli di questi qui. Ciao. Roberta Bruzzone. Questa è una vicenda che ancora ha un grado di giudizio davanti, quindi non è, diciamo, non è ancora conclusa la vicenda. È chiaro che con questi elementi, in attesa di quella che sarà la motivazione della Corte d'Appello di Firenze, d'Assise di Firenze, consideriamo che addirittura la Corte d'Appello d'Assise di Firenze va oltre le richieste per Amanda, non per te, va oltre le richieste addirittura del PM, quindi immagino che abbiano superato qualunque tipo di obiezione. Leggiamo queste motivazioni, dopodiché ci ritroviamo al tavolo e ne ridiscutiamo. E ne discutiamo sicuramente. Siamo tutti curiosi. Grazie a Raffaele Sollecito, saluto il papà Francesco, grazie naturalmente a Vittorio Feltri e Roberta Bruzzone, ci fermiamo per qualche minuto, tra poco tornano le inchieste in linea gialla, restate con noi amici telespettatori. Senti, questo messaggio va a te. Il nostro panettiere non c'è più, ce l'avete ucciso voi. Pensa che aveva 43 anni come c'hai tu e aveva 3 figli come li hai tu. Non ti chiudere nelle stanze e cerca di fare qualcosa. Tornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Di crisi economica ne sentiamo parlare spesso, ma tra le pieghe della cronaca ci sono storie che è impossibile non raccontare, come quella di un panettiere, padre di 3 figli, che si è tolto la vita perché l'ispettorato del lavoro gli ha recapitato una multa da 2.000 euro. Nel suo locale lavorava la moglie senza un regolare contratto. Guardate cosa è successo al suo funerale, guardate queste immagini. Mi sto facendo intervistare perché non devo capire che noi siamo stanchi, siamo stufi, ci prendono in giro tutta la sera in televisione, tutta la sera ci fanno dello spread, il deficit, ne facciamo i fatti dalle chiacchie, la gente è disoccupata, non ce la fa più, io sono un pensionato, ma cazzo sta gente non ti arriva a fine mese, ci sta gente, amici miei, che hanno avuto la lettera di licenziamento, sono qua presenti da un giorno all'altro. Questo dovete pubblicare, a questo siamo arrivati. Guardate, guardate, non sono un attore, sono un giudice, sono un padre che ha avuto la vita vissuta, sacrificata, ma non credo più nello Stato, nelle istituzioni, non credo più a nessuno, credetemi. Speriamo che questo non serva a fare molto audience a tutti i canali privati, alle RAI, sì, ai giornali. Non serve questo, vogliamo i fatti, vogliamo i fatti, non vogliamo questo. Senti, 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 senti. Aiuto un marito, non lo so, si c'è da apprezzare, invece sì, per loro è un reato, non lo so. Stamattina è tutto chiuso in segno proprio di solidarietà, di rabbia contro tutto quello che sta accadendo. Allora, il sentimento prima di tutto è una questione di rispetto, ma al di là del rispetto è la rabbia che una persona per una cifra così esigua possa fare un gesto estremo. Non abbiamo proprio aperto per rispetto suo. Eppure per far capire allo Stato che, vedi, vogliamo perdere anche non una sola giornata di lavoro, anche un mese, anche un anno, però per far capire che non ce la facciamo più. Non è giusto che un povero cristiano è morto, si è tolto una vita, ma la soluzione, qua sa davvero la soluzione di quello che si... perché domani ci sarà un altro, ancora altri morti. Renzi, questo messaggio va a te.
Il nostro panettiere non c'è più, ce l'avete ucciso voi. Pensa che aveva 43 anni come c'hai tu e aveva 3 figli come li hai tu. Non ti chiudere nelle stanze e cerca di fare qualcosa. Senti, tu messaggio da te, se hai coraggio, vieni qua a casa al nuovo. È condivisibile d'altra parte la rabbia di questa gente quando succedono storie come queste. Piero Sansonetti, quella gente dice ai politici è tutta colpa vostra, vogliamo i fatti. Sono 149 dall'inizio dell'anno le persone che si sono tolte la vita per problemi come questi. La politica sa rispondere alle domande che arrivano da questa gente? Sono 149, forse anche di più. Forse sono di più, perché poi noi dovremmo... 149, diciamo, sono tutti sui giornali, bisogna vedere quanti sono, bisognerebbe soprattutto vedere nelle fasce più povere della popolazione, perché ci sono due tipi di fenomeni che porta alla crisi. Uno è che taglia le gambe alle imprese, alle piccole imprese essenzialmente, e quindi provoca disperazione fra gli imprenditori, che alle volte... E l'altro è che aumenta enormemente la povertà. La povertà in Italia è aumentata enormemente, sia nei valori assoluti, cioè i poveri sono diventati molto più poveri, sia si è abbassata la soglia, cioè il numero dei poveri o delle persone al limite della povertà è aumentato moltissimo. Questo provoca disperazione sociale e la politica... Adesso non è che uno può colpevolizzare i singoli leader politici per questi, perché non è che è la disattenzione... E qui ci sono due cose. Uno è un'assenza di politica che modifichi, che riformi il modello economico che ha portato a questa crisi. Non si può pensare che senza toccare quel modello economico si risolve la crisi. È un problema che i politici non si pongono. La seconda questione è il concetto di legalità che va affrontata. Non è che la legalità di per sé è questa meraviglia. Alle volte la legalità fa schifo, come in questo caso. Chi ha attuato quel provvedimento ha rispettato la legalità, non è che non l'ha rispettato, ma ha fatto un obbrobrio, ha fatto una sopraffazione nei confronti di questa famiglia. Quel ragazzo, un ragazzo che ha 40 anni, non aveva fatto niente di male, non era in grado di pagare quella multa, non era in grado di pagare quella multa e lo Stato si è accanito. Cioè, il concetto di legalità è molto... elastico, variabile. E non, non è la soluzione di tutti i problemi. Talvolta la legalità è un disastro. È un disastro. E non è il diritto. Legalità Oliviero, e il diritto non sei d'accordo con questa analisi di Piero Sansonetti? Ma insomma, siamo passati dal delitto Meredith al delitto paese, mi pare di capire. Dunque, si pagano le tasse essenzialmente per due motivi nel rapporto che c'è fra le persone, i cittadini e lo Stato. Il primo motivo è quello che tu paghi per avere una contropartita e questo è uno Stato che di contropartite dà sempre meno. Il secondo motivo, diciamo, la seconda regola per pagare le tasse è che siano eque e pagate da tutti. Non sembrano eque e non sembrano sono pagate da tutti. Questo significa che quindi non si devono pagare le tasse? No, perché chi le paga in quel momento le sta pagando anche per tutti gli altri che non le pagano, quindi è una specie di circolo vizioso, una trappola. Se sono d'accordo con Sansonetti su questa raffinata esegesi, la legalità, non la legalità, beh certo, effettivamente quando uno sente una storia di questo genere si domanda, ma è possibile che nessuno abbia un po' di sale in zucca nell'applicazione della legalità, che è imprescindibile per un paese civile che voglia rimanere tale, ma che non è l'unico valore in circolazione, mettiamola così, c'è anche un minimo di pesi, contrappesi, di logica. Di sicuro... Noi stiamo parlando di una tragedia in corso. Quando Grillo, ormai qualche mese fa, ha parlato di guerra, siamo in guerra, ha detto guardate, questa è una guerra economica, non è la guerra che vediamo in televisione per esempio a Kiev, ma è una guerra economica forte che lascia vittime e quindi bisogna considerarla come tale. E naturalmente è stato preso per pazzo, perché? Perché un sacco di gente in questo paese, di varie categorie, compresa quella dei giornalisti, tutto sommato ci sguazza in questa situazione e gli sta bene. Poi naturalmente pontifica, però gli sta bene.
Lara Comi, buonasera anche a lei. Intanto vi voglio dire, siamo collegati con Condove, Torino, con l'acciaieria Lucchini, dove vedete tanti lavoratori che ci stanno aspettando insieme alla nostra Roberta Rei, li saluto, tra poco sono da loro. Lara Comi, ha sentito quella gente che parlava da Napoli? Vi sentite chiamati in causa? Parlavamo di una guerra che lascia tante vittime per la strada. Siamo, chiamati in causa, abbiamo la piena responsabilità, cioè non possiamo nasconderci dietro un dito. Vede il cartello che vedo dietro, mentre la politica litiga le aziende muoiono, è verissimo. Il problema che ci poniamo è quello di non essere reattivi nel momento giusto, cioè di non intervenire quando bisogna intervenire, ma di pensare ad altro. Io dal Parlamento europeo abbiamo approvato insieme a tanti altri colleghi una direttiva importante, quella sul ritardo dei pagamenti, ed è una direttiva che poteva salvare molte imprese. E qui che cosa vediamo? Che è proprio lo Stato che non riesce a pagare i propri debiti alle imprese e agli artigiani. E quindi quando uno Stato non è corretto, possiamo definirlo corretto, permettetemi tra virgolette perché utilizzerei termini anche un po' più forti, nei confronti del cittadino, ma al cittadino lo Stato chiede, come è successo, abbiamo visto precedentemente, anche solo 2000 euro e è così incisivo. In una settimana, allora, in una settimana, ma ha ragione. Doveva pagare dentro una settimana, ha perfettamente ragione. Poteva rateizzare. Ma sa che lo Stato ha una media di pagamento di 173 giorni di ritardo? Che dovrebbe pagare, secondo la direttiva che abbiamo approvato, 30 e 60 giorni. Questo è il problema. Se non riusciamo noi a dare il buon esempio come Stato, non possiamo pretenderlo anche dai cittadini, che sono loro spesse volte a dare a noi il buon esempio. Non è un modo schizofrenico, Stefano Livadiotti, di intendere questo rapporto con lo Stato, che è sempre zelante quando deve riscuotere, poi però, invece, quando invece ha dei debiti nei confronti di imprenditori, li fa fallire perché non ha soldi per pagare. Mi sembra che, come sempre, l'onorevole faccia una difesa d'ufficio di chi evade, nel senso che lo Stato è carente in molte cose, e lo è, io che sono un lavoratore dipendente comunque pago le tasse, ricordo che dipendenti e pensionati insieme danno l'82% del gettito complessivo. L'autonomo può fare il ragionamento: siccome il servizio scuola, il servizio ospedale non mi piace, io non pago le tasse. E così con quei soldi mi ci pago la scuola privata. Io non ho detto privata. Questo, non ho accennato neanche agli evasori, guardi, io non ho neanche accennato agli evasori, io sono un dipendente. Ha detto che quando quindi lo Stato non fa il suo dovere nei confronti dei cittadini è anche legittimo che i cittadini non facciano. Io no, guardi, non ho detto neanche legittimo, io ho detto che spesse volte è il cittadino che dà il buon esempio allo Stato. Questo l'ho detto alla fine, però no, ma guardi, io su quello degli evasori, come lei ci siamo visti in altre occasioni, io le ho anche chiesto che metta i nomi e i cognomi di quei 158 che evadono, perché è giusto che in questo caso non ci sia la privacy. No, guardi. Guardi che il suo partito è quello che ha vietato la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia. Quindi lei, ma non c'entra il reddito con l'evasione? Guardi non che c'entra, non c'entra, io voglio sapere chi evade. Furono tutti, quando Visco mise i redditi in un'altra cosa lo mangiavano. Tutti i giornali italiani gli saltarono addosso a Visco. Tornando alla pubblicazione, gli altri paesi si devono pubblicare. Al libro del dare e dell'avere, per cui effettivamente uno deve avere dei soldi dallo Stato e deve darli. Quando si tratta di darli, lo Stato riscuote. Quando gli devi dargli, uno glieli dà o glieli dà in ritardo. No, ma certo, questo è così. Questo non ha un colore politico questa dizione. Perché è così. È difficile negare. Sì. Il problema è che oggi, mentre parliamo, oggi cos'è? Il 25 ancora? Cioè, credo ce la facciamo a stare dentro il 25? 25 più nonostante. Amanda, ce la facciamo. Allora, oggi il nuovo ministro per lo sviluppo economico stava discutendo dei debiti crediti della pubblica amministrazione, ma ancora non si è risolto nulla, non perché oggi arrivando il nuovo ministro potesse risolvere, però insomma c'è una lentezza, una burocrazia politica che mette paura e che conviene a tutti. Che è quella la vera palla conviene al piede. Dirà che è troppo veloce. Soldi, no? Cioè, hai ragione perfettamente, ma in questo caso la burocrazia è... Non è esattamente la storia, la questione dei debiti dello Stato è sacrosanta, eccetera. In questo caso è semplicemente una burocrazia che si accanisce contro una piccolissima impresa, una minuscola impresa, un panettiere. Per una multa di 2.000 euro. E non consente margini. Scusa Sansovetti, ma nessuno è per l'accanimento, questo è ovvio. Quando diceva che dobbiamo trovare i soldi da restituire alle imprese che sono in credito nei confronti dello Stato, il ministro dirà: ok, ho pagato già 23 o 27 miliardi, non mi ricordo, doveva arrivare a 100, devo trovare questi soldi. Allora, è paradossale che siamo seduti su un tesoretto da 180 miliardi di evasione fiscale,
che potrebbe essere recuperato domani, perché lo Stato sa chi sono gli evasori fiscali, e stiamo discutendo da un anno dei 2 miliardi o 4 necessari ad abolire l'IMU, quando ne abbiamo 180. C'è una strana moda o se volete un'attitudine a tenere separate le cose, per cui uno dice bianco, altro nero, sì, senza tenere insieme l'arcobaleno. Allora, oggi, sui giornali di oggi, c'erano due cifre che dovrebbero far riflettere, che in qualche modo titillano l'analisi di Sansonetti di prima sul modello di sviluppo. Dunque, per la prima volta nel 2013 su scala mondiale ci sono stati 1.000 miliardi di dollari di dividendi. Noi non parliamo che di crisi in giro sul pianeta, 1.000 miliardi di dollari di dividendi, che vuol dire quello che, senza spiegare proprio al colto, vuol dire i soldi che le azioni danno. Contemporaneamente in Europa ci sono 11 milioni di case vuote, sfitte, e ci sono grandi problemi di abitabilità per un sacco di persone. Allora, vogliamo cominciare, dice, ma che c'entra questo? C'entra perché il mio timore, ed è un eufemismo, è che il discorso sull'evasione, che è sacrosanto, cioè i dati, le cose, poi in realtà sia una delle facce di un prisma, cioè non è staccato da tutto, da tutto il resto, dici tu, fa parte della storia. Scusa, Sansonetti, arrivo subito. Sulle tasse servono alle cose, sì, che dici te, serve un'altra cosa, a creare giustizia sociale. Cioè, le tasse devono servire anche a ridistribuire il reddito. Tra l'altro vi ricordo che Stefano Livadiotti ha scritto questo libro, Ladri, gli evasori e i politici che li proteggono. Tra l'altro ci racconterà qualche aneddoto stasera molto interessante. Ma vorrei andare a Condove, Torino, davanti alla acciaieria Lucchini, per sentire anche la voce di chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Allora, Roberta Rei, con chi sei? Raccontaci qualche storia. Sono in Val di Susa, a Condove, con i lavoratori della Lucchini e della Beltrame, che sono delle aziende che rappresentano la punta dell'iceberg di una situazione di crisi preoccupante. In 5 anni di 53 aziende censite in questa zona, sono 1.200 i posti di lavoro che si sono persi, e di solito la Val di Susa è una zona che è sotto i riflettori per progetti come quello della TAV, e poco si parla della deindustrializzazione importante che sta avvenendo in questa zona. Nicolò è il lavoratore della Lucchini e chiedo a lui in che condizioni è attualmente. In questo momento non si può arrivare alla fine del mese con lo stipendio che si prende. Ci sono troppe tasse, non si arriva, perché pagando un affitto di casa, bollette e cavolate varie, non si arriva alla fine del mese, perché se hai un imprevisto non si può andare avanti. Voi siete in cassa integrazione adesso? Siamo in cassa integrazione, si lavora saturamente, una settimana, 2 settimane, e aspettiamo la chiamata per rientrare a lavorare. Situazione della Lucchini come quella della Beltrame, diciamo che i dati, può darceli Edi Lazzi, che è un rappresentante della Fiome che segue ovviamente i lavoratori in questa zona. Sì, qua siamo ormai al disastro, c'è il disastro economico e il disastro industriale. Ci sono lavoratori che sono in sofferenza. Nella provincia di Torino oltre 15.000 posti sono stati persi nel settore metalmeccanico. La Lucchini e la Beltrame sono la punta dell'iceberg. Qui in Val di Susa altri 1.000 posti, se non ci sarà un intervento deciso, rischiano di essere bruciati. Noi pensiamo che lo Stato, il Governo, debba intervenire. Ci vuole una politica industriale degna di questo nome, una politica economica che ormai sono 20 anni che non si fa più, i lavoratori sono stati lasciati soli, è il momento in qualche modo di avere un'idea precisa. Qua in Val di Susa l'unica cosa che si parla è questo TAV, che qui nessuno vuole. Quei soldi bisognerebbe utilizzarli per fare quello che dicevo prima, soldi da immettere nell'economia, avere un New Deal italiano per intervenire e fermare questa emorragia. Chiarissimo. Io penso che siamo ancora in tempo. Bravo. Aspettare, bravo, l'immobilismo vuol dire la distruzione. Bene, bene, tornerò da voi tra poco. Chissà se i lavoratori della Lucchini e della Beltrame si sono mai rivolti agli usurai, se per avere un prestito sono dovuti andare da quelli che prestano soldi per mestiere a tassi infernali. Accade a molta gente, è accaduto anche a un commerciante di Roma che si è visto più volte minacciato, pensate, da ex pugili, nuove reclute al soldo della malavita. Guardate questo servizio di Fulvio Benelli. Usura e box, un abbraccio mortale per chi cade nelle spire della malavita.
una malavita che spesso usa il braccio violento dei pugili per riscuotere i crediti dello strozzinaggio. L'ultimo caso accade a Roma. Un commerciante di Borgata Finocchio, sobborgo all'estrema periferia della città, è finito nelle mani di Guido Cianfrocca e Claudio Ciarlante, accusati dalla procura proprio per questo, di usura e violenza. Calci, minacce di morte, riguardi miei, della mia famiglia. Dopo 5 anni, Armando ha avuto il coraggio di denunciare i suoi usurai. Lo incontriamo in uno stabile sequestrato alla Banda della Magliana, dove l'ambulatorio antiusura ha istituito un punto d'incontro. L'unico luogo sicuro per Armando, che oggi è costretto a vivere nascosto per il terrore di una vendetta. Ho preso tutta la famiglia, con tutto quello che comporta spostare una famiglia, le scuole, senza lavoro. Ho avuto un'attività per 13 anni che è stata fiorente. Non facevo file quando io entravo in banca, mi tendevano il tappeto. Però le prime difficoltà, poi ti chiudono le porte, i rubinetti, ti bloccano i fili, scoperti, e ti mandano sotto gli usurai. Sono loro che ti invitano. Quando la crisi finanziaria si fa feroce, Armando, come tanti, diviene la preda ideale per la rete degli strozzini. Il mio amico, cliente, notato la mia difficoltà, mi fa: se vuoi ti do una mano. All'epoca avevo bisogno di 25.000 euro, mi portò questi 25.000 euro il giorno dopo, in contanti. Io pensavo poi di restituirli con calma, e invece dopo qualche giorno si è presentato con un bel fogliettino con le date, e da lì ho cominciato a pagare interessi che si aggiravano intorno ai 1.750 al mese. Per Armando inizia la discesa all'inferno. Ai primi interessi se ne aggiungono altri, e poi altri ancora, in una spirale perversa e senza fondo. Ti svegli la mattina e non sai da dove cominciare, o non dormi la notte, perché sai che la mattina dopo devi trovare 2-3 mila euro, perché devi dare una cifra a quello, devi dare un acconto a quell'altro, devi gestire delle situazioni che sono terrificanti. Addirittura hanno cercato di far vendere casa a mio padre, la casa valeva 350.000 euro, loro avevano il loro compratore, dove ti dava subito 150.000 euro e tu gli davi casa alla metà del prezzo. Un inferno che continua purtroppo anche dopo la denuncia. Armando oggi non è libero di mostrare il suo volto o vivere dove gli pare. Queste sono zone molto abbandonate, da qui a Torbella Monaca, nonostante che Torbella Monaca è una caserma dei carabinieri nel cuore della borgata. Mi è stato consigliato di abbandonare per un periodo la mia borgata e aspettare poi gli esiti dei processi. La prima udienza è fissata al prossimo 18 marzo. Intanto i pugili che hanno minacciato e picchiato Armando per fargli restituire i soldi presi a strozzo sono entrambi a piede libero. Siamo andati a cercarli nelle palestre, dove sono soliti allenarsi. Tu l'hai allenato, Guido? È qua, ma da poco tempo. Non commento niente. Scusami. Ma perché questa ritrosia? Perché non mi fido di voi. Ma in che senso non ti fidi? Non mi fido di voi. Esci! Esci! Non mi fare incazzare, esci! Ti davo l'occasione di parlare. Esci! Ti ho detto di uscire! È chiaro? Te ne vado! Vai! Vai immediatamente, per favore! Ah, non ti ho chiesto nulla di che, eh! Vai in là! Proviamo con un'altra palestra, allestita all'interno di una scuola a Torbella Monaca. Qui l'immagine di uno dei due pugili ci viene dipinta in modo completamente diverso. Di lui, ecco, io ti posso dire che era ed è un ragazzo molto generoso, un ragazzo che comunque, anche quando si mette a servizio dei più piccoli, dei più giovani, come esempio, diciamo, di applicazione e disciplina. Lo vede 2 ore sul ring, 2 ore quando si allena e finisce lì. Poi di quello che fa dalle 7 in poi, la sera, che ne sa lui di quello che va in giro? Io non riesco a vederlo lui coinvolto in queste cose, come se fosse stato, tra parentesi, non so se è un termine grande, incastrato, però... Scusami, incastrato dalla magistratura o dalla malavita? Bravo, questo aggettivo... No, incastrato non lo so se è dalla magistratura o dalla malavita, questo non te lo posso dire. Queste persone sono, diciamo, chiamiamole così, dei cani sciolti, o qui c'è un'organizzazione criminale presente sul territorio? Ma qui secondo me c'è un'organizzazione presente. Ma sono affiliazioni legate ai grandi nomi della criminalità romana che si conoscono, Casamonica,
Sì, sì, le voci sono quelle, sì. Potente clan di Zingari, arrivato dall'Abruzzo negli anni 70, a Roma il nome dei Casa Monica va pronunciato sottovoce. Tanto è il timore che infonde nel mondo della mala. Duri, maneschi, molti di loro tirano di boxe in prima persona. Come in tutti, penso, gli ambienti, c'è stato, c'è e ci sarà comunque qualche figura che non rispecchia poi quello che è, diciamo, il valore del pugilato. Il mio suggerimento è denunciare. Tanto non puoi fare altrimenti. Vincono loro, ti levano tutto, dell'usura se ne sa veramente poco. Ci sono tante borgate che 9 commercianti su 10 stanno sotto usura. 9 commercianti su 10, Piero Sansoenti. Abbiamo visto ex pugili usati anche come picchiatori. I metodi stanno anche cambiando. Salvo, ti do un dato nazionale, sì, casualmente, certo. Stasera sono preparato, non vi ci abituate. Hai fatto bene a venire preparato. 200.000 esercenti sono sottoposti a usura, 200.000, questi sono dati da Confesercenti. Sono veramente tanti, è un fenomeno sottovalutato. Naturalmente, adesso uno poi sembra che... però... I delitti sono delitti, il crimine è crimine, ce n'è di tanti tipi, cioè il crimine generalmente riesce sempre a trovare la strada dove non c'è lo Stato, o comunque dove non c'è un... no, è anche il fenomeno del crimine organizzato, dov'è che c'è la mafia? Dove non c'è lo Stato? C'è in Calabria, c'è in Sicilia. Oppure dentro lo Stato, così oppure, semplifica. Sì, beh, era un po' la stessa cosa, è un po' la stessa cosa, se sta dentro lo Stato vuol dire che lo Stato non c'è. In questo caso, la questione è... L'usura è uno dei delitti più orrendi che ci sono, no? Perché è un delitto in cui direttamente tu vai alla persona, non è che rubi impersonalmente, vai a una persona, la distruggi, lo porti alla disperazione, come funziona il sistema finanziario in Italia? Sentito il termine che cosa ha detto la signora, è venuto uno che mi ha portato dei soldi in contanti, esatto. Ecco, basterebbe per esempio limitare... molto, cioè tenere bassa la soglia. Sì, naturalmente, però bisognerebbe anche fare un'altra cosa, che esista un sistema finanziario ed anche un sistema bancario che non è fatto solo per la speculazione, esatto, ma è fatto per sostenere l'economia di un paese. No, adesso forse sembra semplifico un po', però la sostanza Le banche c'è. Possono regalare dei soldi così siamo tutti più ricchi. No, io ritengo che di regalare semplificare un accesso al credito sia fondamentale, è uno dei punti che anche molti imprenditori, ma anche artigiani che hanno manifestato il 18 di febbraio, giustamente, con Rete Imprese Italia, ha dichiarato, c'è una mancanza di accesso al credito. Quindi nel momento in cui non si trovano i soldi e le banche non li forniscono, nonostante siano aiutate da un sistema centrale europeo che li ha finanziate, dall'altra parte, ahimè, e lo dico proprio in modo anche difficile, si va nell'usura. Il problema secondo me è anche un'altra natura, che è il sistema giudiziario. E su questo non ha colore politico, perché quando gli viene detto al signore che avete intervistato me ne devo andare in attesa del giudizio, cioè, questo non è possibile, cioè non è assolutamente concepibile un ritardo della magistratura e un'incertezza del risultato. Questi sono due aspetti che secondo me devono essere assolutamente migliorati. Livadiotti. Sicuramente la giustizia non funziona, vabbè, qui ho fatto un libro qualche anno fa, quindi non... Sono assolutamente d'accordo su questo. Le banche hanno delle colpe in questo? Forse la Comi suggeriva... avranno le loro colpe sicuramente, è anche vero che sono impiombate di crediti inesigibili, di sofferenze. Però non è che stanno così male, eh. Adesso non è che i sono banchieri muoiono di fame, non sono fra quelli che muoiono più di fame. No, Stefano, per la stima che ho nei tuoi confronti te la sconsiglio. Infatti, ho detto che sono riusciti a mettere truffaldinamente nella legge appena passata sull'IMU quei 7 miliardi e mezzo per le banche. Su, adesso finché si scherza, ma perché la gente non fa 2 più 2, non gli viene mai detto, come dicevo, le teste del mosaico gli vanno proposte alle persone, anche quelle che in questo momento stanno le persone stanno seguendo a casa, gli andrebbero proposte le teste, una per avere il disegno complessivo, per un quadro perché complessivo. Se no non capisco, allora ci sono le banche, c'è l'usuraio, c'è quello del delinquente comune, c'è l'istituzione che non fa il suo mestiere, il magistrato onesto e quello disonesto. Tutto vero, ma mettiamo vicino alle teste, che forse il quadro viene più chiaro. Il problema è che le banche, anziché fare il loro mestiere, che sarebbe quello di sostenere l'economia, no, la finanza ha un senso, ha una sua etica, se serve come strumento per sostenere e regolare l'economia.
Se invece le banche diventano un luogo dove l'unico obiettivo è quello di speculare e di guadagnare e accumulare potere, fino a quello che ha detto Bea, riuscire a far approvare al Parlamento un emendamento ai giochi di no, è una, cioè, far ecco, anche un andiamo, governo, o far cadere un governo, spread, insomma, la cosa che... non funziona, la questione di come la finanza sta diventando una piovra che si mangia la società, si mangia Salvo, lo Stato e Salvo, crea crisi. Qualche mese fa, adesso forse è finita, ma c'è stata una campagna pubblicitaria di una banca, sono piccole grandi cose che però sono comprensibili da tutti, quindi uno voglio dire, fa questo di mestiere, dice cosa fai di mestiere tu, qualcuno fa l'incomprensibile, qualcuno fa il comprensibile, io ho scelto questa seconda cosa. Bene, c'era una campagna pubblicitaria di una banca che diceva una banca che fa solo la banca. Che vuol dire? Che fa solo la banca. Mi pare che fosse Credito di Vicenza, ma non vabbè, importa, vabbè, quello vabbè, che era non mi interessa. Vabbè. Il problema è che vuol dire che tutte le altre non fanno le banche. Certo. No, si dividono le banche, ma ci rendiamo conto o no? Certo. Banche, dici è uno slogan che si poteva banche evitare. Banche finanziarie no. E banche di risparmio e di credito. È un bello slogan, se è vero. Se è vero è un bello slogan. Se lo slogan è vero, a volte è efficace su quello, però... Però restiamo sull'usura, perché sono molti i commercianti oggi a dire faremo tutti la fila per pagare le tasse andando dagli usurai. Ma questi usurai poi alla fine come agiscono? Che tipo di tecniche usano? Che tipo di consigli, tra virgolette, danno alle loro vittime? Fulvio Benelli ha cercato di avvicinarne alcuni. Sentite. L'hanno ribattezzata Mala Roma. Dietro la facciata di città d'arte e cultura, ammirata in tutto il mondo, emerge grattando il profilo di un posto degradato e violento, dove gran parte del potere economico si è consegnato nelle mani della criminalità organizzata, che lo sfrutta centuplicandolo attraverso il racket e l'usura. Roma è marcia, ti pensi che Roma è quello che vedi tu, quello che fanno vedere i turisti? Roma è un'altra cosa. Quest'uomo è al soldo di una delle grandi organizzazioni criminali di Roma. Non senza fatica lo abbiamo convinto a raccontarci come funziona qui il mondo della malavita. Poche scarne parole pronunciate a mezza bocca per paura di essere riconosciuto e incappare così in una sicura ritorsione. A Roma ci stanno quattro quadranti. In uno ci stanno i fasciani. In uno ci sta Michele Senese, detto pazzo. A sud-est ci stanno i Casamonica e poi ci sta Mister X. Mister X, meglio che non te lo dico il nome. I criminali si sarebbero dunque spartiti a tavolino Roma, dividendola in quattro spicchi, ognuno con a capo una banda. Ora Roma, pure la Camorra e l'Andrangheta, per me sono devono chiedere per fare cose. Secondo queste esclusive rivelazioni, la zona che va dall'Eur alla Gianicolense è gestita dai fratelli Fasciani, condannati nel 2008 a 26 anni. Michele Senese, detto Pazzo, regna sul quadrante orientale. Originario di Afragola, è l'uomo della Camorra a Roma. Ex terrorista nero, esponente di punta della banda della Magliana, Mister X, noto a Roma come Ercecato, gestisce la parte nord di Roma. È stato negli anni processato per diversi reati, ma spesso è stato assolto. Oggi è infatti senza pendenze giudiziarie. Tu con chi lavori di queste persone, con chi ti interfacci? Ma un po' con tutti, diciamo, però quelli con cui ci ho avuto più a che fare sono i Casamonica. Arrestati più volte per attività che vanno dal riciclaggio di denaro allo spaccio di droga, dalla prostituzione all'abusivismo edilizio. Anche per i Casamonica il controllo del territorio passa attraverso l'usura. Poi alla fine il problema non sono manco loro, perché anzi loro aiutano la gente, se vogliamo. I problemi sono altri, i problemi sono a un altro livello. Che intendi per altro livello? Lo sai come arrivano i clienti da noi? Ci mandano i direttori delle banche. 3 su 4 fanno. Ma perché lo farebbero che avranno i soldi? Che lo fanno gratis. Non ha secca, certo. Qualche settimana fa, la nostra inchiesta sull'usura era partita proprio dalle banche. Con telecamera nascosta, siamo andati a chiedere un prestito mettendoci nei panni di un senza lavoro. La macchina, sì, ho fatto disoccupato. Troppo la banca. Così ci siamo messi in cerca di uno strozzino anche noi. Ci siamo recati in un bingo. È qui che spesso molte persone per pagare i debiti di gioco finiscono in bocca agli strozzini. Io sto con difficoltà economica, non accetto alcuni qua che... Ma che stanno pure, né non ci stanno. Si conoscono, però...
capito meglio, li conosce, devono presentare, non è così facile. Tu li dovresti presentare? No, sì, ti conosce. Alla fine siamo riusciti a incontrarne uno. Siamo a Torrevecchia, quadrante ovest della città. Ecco di nuovo, con l'inserto di passaggi inediti, lo sconcertante colloquio con un usuraio affiliato alle organizzazioni criminali. Hanno fatto il suo nome e... Hanno fatto il nome giusto. Vabbè, insomma, che ti serve? Io pensavo 10.000. Funziona così. Perché ti devi dare 1.000 euro al mese di una iscrizione completa. E fino a quando non sei in grado di dare tutti i 10.000. Certo, è tanto però, cioè, nel senso, io non so se poi, perché adesso sto senza lavorare, non so se poi ce la faccio a coprirla. Ho capito, però, fammi dire, sei te che stai venendo a cercare noi, no? Quindi non è che... Hai provato ad andare in banca a chiedere lì, o a qualche finanziario, non te li danno mica se non c'hai 5.000 garanzie. Io, secondo me, c'è nessuno di questi problemi, nel senso che non ci sono bisogno di garanziali perché ti presento io. Quando hai restituito i soldi te ne vai bel bello, mi sembra che è meglio di così. Guarda che ci stanno in giro persone che fanno, si prendono interessi molto molto più alti. D'altra parte, se ne vuoi che ci venite a cercare qui tutto il quartiere, ma tu non sai quante situazioni abbiamo messo a posto. Sì. C'è sta il portinaio dello stabile, per esempio. Abbiamo fatto del bene, noi corriamo pure i nostri rischi, voglio dire. Qui non è che ho sempre fatto questo, Io ho fatto la vita normale, un mestiere tranquillo. Io ce l'avevo poco, quindi magari poi mi sono riferito a quest'altro tipo che sta molto meglio di me, insomma. Tu gli rimetti i clienti, quindi? Sì, diciamo che è questo, sono in compartecipazione, ecco, una roba del genere. Insomma. Senti, scusa, ma se non pago, se non riesco a pagare un mese, due mesi? Io spero che stai a scherzare. Cioè, se non paghi, voglio dire, facciamo così, guarda, io non... è meglio che non te lo dico. Spera solo di non doverlo sapere mai quello che ti succede nel caso che non paghi. In studio con noi c'è un imprenditore, si chiama Giovanni Secci, anche lei è stato vittima di usura, ma nel suo caso chi era l'usuraio? Era un direttore di banca, della banca di Rimini di Riccione, della filiale di Riccione. Tra poco la storia di questo imprenditore e tante altre storie, tra l'altro i trucchi usati dai politici per non pagare le tasse a Linea Gialla. Restate con noi, amici telespettatori. Tornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori, stiamo parlando di usura, in studio con noi Giovanni Secci, imprenditore vittima dell'usura, e ci ha detto che il suo usuraio, in questo caso, nel suo caso, era un direttore di banca. Era il direttore della filiale di Riccione, di via Emilia, della banca di Rimini, il dottor Tosibrani Mauro, faccio nome e cognome perché io non mi nascondo, lui si dovrebbe nascondere a tutto ciò che mi ha fatto a me. A quanto ammontavano gli interessi? A me, non solo a me, a altre 20 persone, che l'hanno tutti denunciato oltretutto, non ero da solo. Che interessi? Ma diciamo, la prima volta che lui mi prestò dei soldi perché avevo bisogno per aprire un locale, una discoteca, nei satelliti di Comacchio, no? Gli chiesi 25.000 euro, mi fece firmare assegni per quasi 40.000 euro. E poi, naturalmente, successivamente io ero in buona fede con lui perché, cioè, mi fidavo ciecamente. Gli richiesi un altro prestito, il primo prestito glielo chiesi in febbraio, il secondo in aprile. E poi gli chiesi altri 35.000 euro, 25 più 35.000 euro, l'ultimo prestito gli chiesi, che è stato a giugno. E allora, degli altri 25 ha voluto sempre la stessa cifra del primo, perché era 25 più 25. Poi 35.000 euro, lì siamo andati a finire a 49.000 euro che gli ho restituito. Però, cioè, non è che gli ho restituiti così, cosa è successo? Cioè, ci sono state molte modalità dopo, no? Non tanto della restituzione di quei soldi, ma me ne ha presi anche altri, cioè... proponendomi un leaseback, che leaseback sarebbe, diciamo, cioè mettere di nuovo in garanzia dei beni strumentali che avevo all'interno del locale, no? Insomma, in totale gli interessi
Il massimo degli interessi che le aveva chiesto a quanto ammontava? Ma ammontava sui 300%, qualcosa del genere. Una banca, stiamo parlando di una banca, non di un usuraio, una banca. Una banca. Il 300%. E lei perché non ha denunciato subito? Ma io, dopo l'ho denunciato subito quando la goccia ha fatto traboccare il vaso, nel senso che quando lui mi propose un leaseback, tornando al discorso del leaseback, io dice, sì, mi sta bene, allora vabbè, manda un perito, perizia, diciamo tutti i beni strumentali che sono in discoteca, e avevamo fatto la perizia, ammontava 191.000 euro più IVA, e lui mi disse che mi dava questi soldi qua. Però mi faceva un particolare, dico, dimmi, cioè mi dica, perché ci davamo dell'eno, mi dovrebbe dare 10.000 euro per ungere le ruote purché camminino, no? Per chi stava istruendo la pratica. Cioè lei le chiese una piccola tangente. Esatto. Cosa è successo? Che io avevo socio il figlio di un poliziotto, sì. L'ispettore capo della polizia di Rimi si chiamava Enzo Bruno. E cosa è successo? Che parlai con questo signore, col padre del mio socio, e gli presentò, diciamo, la proposta che mi fece il dottor Tosi Brandi Mauro della banca di Rimini. E da lì partirono una serie di... È successo che lui si fece prestare 10.000 euro dalla banca per dargli a lui. E l'abbiamo dato a un certo signor Falda, sì. Che poi questo leaseback non è mai arrivato. E cosa è successo poi dopo? È successo che mi chiamò, cioè mi fece firmare delle carte in bianco, dei fogli A4 in bianco, glielo firmò, perché ripeto, mi fidavo ciecamente del dottor Tosi Brandi e della banca di Rimini naturalmente. E cosa è successo? Che alla fine mi chiamò a dicembre dicendomi, guarda, sono arrivati dei soldi, vienili a prendere. Vado lì, mi fece firmare due distinte di versamento e mi fece firmare due assegni e due distinte di prelevamento dei due assegni. Cosa è successo? Mi mise in mano 6.000 euro e 49 si è detenuti lui. Dopo ho scoperto che erano 55.000 euro, non l'avevo scoperto quel giorno lì. L'ho scoperto dopo perché mi venne un recupero credito del centro leasing di Firenze. E mi disse, ma scusi Secci, ma lei, cioè, come mai non mi paga 700 euro di un leasing che avevo fatto, regolare, e non mi paga questi 1.000 euro? Cioè, mi paga questi 1.000 euro? Guarda, io non sto pagando niente, non pago né l'uno né l'altro. Insomma, per riassumere, Secci, il direttore di banca le chiede il 300% di interessi su quei soldi, su quei 25, in più 25. Le chiede una tangente da 10.000 euro per ungere, diciamo, gli ingranaggi. Esatto. Cosa che... È successo qualcosa a questo direttore di banca? Lei l'ha denunciato insieme ad altre 20 persone? Io l'ho denunciato da solo, prima sono stato io il primo a denunciare a lui, dopo sono arrivati gli altri. E lì al suo posto questo signore? No, ancora? Adesso le spiego. Cioè lui, hanno fatto delle indagini, cioè, sa come succede, no? Fanno le indagini, l'ora di finanza fa perquisizioni, poi è stata commissariata anche la banca di Rimini, la banca centrale di Rimini, che è a Rimini. E cosa è successo? Che gli hanno trovato 1.300.000 euro in casa, in assegni, che prendeva a garanzia degli usurati, e non l'hanno arrestato. Cioè mi meraviglio veramente della giustizia italiana, perché cioè, li trovi il corpo del reato e non l'arresti. Cose veramente incredibili. No, ma veramente incredibili. Incredibili. Torniamo un attimo, la ringrazio intanto, Cecil. Torniamo un attimo dai lavoratori della Beltrame e della Lucchini. Anche lì mi chiedo... come fanno quando hanno bisogno di soldi? Stiamo parlando di usura. Roberta Rei, qualcuno di loro si è rivolto alle banche sicuramente e gli hanno chiuso le porte in faccia, ma qualcuno di loro si è rivolto a un usuraio per caso? Loro parlano di usura sempre riferendosi alle banche. E qui ho con me Danilo che ha 31 anni, una figlia, non lavora da ottobre, è in cassa integrazione Domenico, scusami. E lui ha chiesto un prestito alle banche. Cosa è successo, Domenico? È stato rifiutato semplicemente perché il discorso della cassa integrazione, parentesi, sono 800 euro al mese, non ci permette di aprire un credito con le banche e quindi di conseguenza siamo degli emarginati della società, perché chi ha una famiglia, la famiglia è un'impresa e tante volte cerca di fare un prestito semplicemente per andare anche più in là nel tempo, potrebbe esserci un imprevisto, qualsiasi cosa, e ad oggi dobbiamo vivere alla giornata perché magari anche solo una piccola cifra di 3.000 euro non ci viene concessa, perché ripeto siamo degli emarginati della società, perché un cassa integrato è un emarginato, mentre prima
eravamo ricercatissimi perché avevamo 4 settimane di lavoro, uno stipendio pieno e tutte queste cose qua, e quindi di conseguenza adesso noi veniamo considerati meno di zero, in poche parole. Quindi non ti stupisci che poi ci si... Che ci si possa, si vada da usuraio, si possa commettere, magari delle persone più deboli possano commettere anche dei colpi di testa, perché chi ha una famiglia, e nel diritto d'economia la famiglia è un'impresa, deve sempre pensare più in là, come gestirla, come mandarla avanti, non può permettersi di vivere alla giornata. Siamo feriti nell'orgoglio, nel cuore di essere italiani, e siamo stanchi. Perché la Val di Susa, quando conviene, è un bene di tutta l'Italia. Quando non conviene, c'è il silenzio totale. Il silenzio. Loro hanno contribuito attivamente, ovviamente, allo sviluppo delle aziende, che sono 2 aziende siderurgiche molto importanti. Assolutamente, siamo qui tra l'altro per dare voce anche ai lavoratori della Val di Susa. Stefano... Prego, Oliviero, prego. Hanno ragione, ma questa è un'altra delle considerazioni banali, ma che non vengono tenute sufficientemente in considerazione. Si parla della Val di Susa soltanto in occasione della Notav, tra l'altro, certo. Notav, un altro scandalo, perché vabbè, ma questo è un mio parere, credo ormai condiviso da tanta gente. Il problema è che non si parla delle condizioni oggettive della valle, non si collega la situazione imprenditoriale e occupazionale della valle con tutto il resto. È veramente un paese mostruoso, questo ma è il punto. La situazione peggiorerà perché non facendo la TAV o bloccando la TAV, l'Europa richiede i soldi che ha dato e finanziato, quindi ritroveremo anche delle imprese dell'indotto. Però con questo criterio un errore questo porta è un criterio, dietro però un altro errore. Si firmano anche dei contratti per degli investimenti e delle infrastrutture. Uno può essere concordo o no, però porterà anche dei problemi dell'indotto ad altre imprese di questa natura all'interno della Voi valle. Voi siete favorevoli alla TAV? Ma guarda, io sono favorevole a qualsiasi tipo di infrastruttura che possa migliorare. La TAV secondo me poteva essere pensata meglio, è stata modificata, c'è solo un comune che alla fine non è concorde all'interno della TAV, però dobbiamo... Però dal loro punto di vista, mi scusi Comi, hanno ragione questi lavoratori, perché dicono sostanzialmente prima di pensare alla TAV, pensate a noi che stiamo... Allora, innanzitutto la TAV era stata pensata in un periodo diverso economicamente, quindi dobbiamo anche metterlo all'interno di tempi diversi. Invece lei ha perfettamente ragione, in questo periodo naturalmente la TAV non è una priorità. Consideriamo che non facendo la TAV e quindi bloccandola, bisogna ridare questi soldi all'Europa, perciò molte imprese dell'indotto vengono bloccate e in più la Val di Susa rimarrà isolata. Stefano Livadiotti, in questo libro, Ladri, evasori e i politici che li proteggono, tu racconti tutta una serie di aneddoti. Abbiamo parlato dell'usura, dei debiti, dei lavoratori che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, però in questo libro c'è uno scandalo nello scandalo. C'è uno scandalo nello scandalo. Qual è questo scandalo? Beh, che gli italiani sono abbastanza indignati per i costi della politica e per le promesse continuamente disattese di ridurli. Fino adesso hanno puntato l'indice sui privilegi di stipendio e di pensione dei parlamentari. Adesso questo libro rivela un privilegio ancora più incredibile, un privilegio fiscale. Allora, io ho fatto un'operazione, ho preso la busta paga di un deputato. Se questo deputato è molto ligio e partecipa a tutte le sedute della sua Camera, prende 235.000 euro lordi. Ho messo accanto un manager che guadagna 235.000 euro come lui. La differenza sta nel fatto che i 235.000 euro dell'onorevole sono fatti in gran parte di benefit per i quali lui non è costretto a portare pezzi di appoggio per una parte di questi, e questi benefit non entrano nell'imponibile. Il risultato finale è che sugli stessi 235.000 euro il parlamentare sopporta un'aliquota media del 18,7% e il signor Rossi del 39,4%. Insomma, è una bella cosa. Perché non è finita. Non è finita, perché quando tu lasci un posto di lavoro, incassi il TFR, il trattamento di fine rapporto, il quale viene tassato in un certo modo e viene tassato a parte per non sommarsi allo stipendio dell'ultimo anno di lavoro e quindi non far salire l'aliquota. Questa cifra viene alimentata da un contributo che tu versi ogni mese. Nel caso di uno statale, questo contributo è pagato in parte dallo statale stesso e per il 73,96% dallo Stato. Allora, quando lo statale va in pensione, gli viene tassata
il 73,96% della somma che incassa. Il parlamentare, i suoi contributi sono figurativi, cioè figura li paga tutti lui, e quindi incassa l'assegno di fine mandato, che è l'equivalente del TFR del lavoratore, assolutamente pulito, non paga un euro. Io su questo posso aggiungere un aspetto. Naturalmente io parlo da un punto di vista europeo. Se come dice Livadiotti, insomma. No, è come dice Livadiotti, non c'è. Fermo restando la battuta di Stefano, non posso confermare perché non prendo lo stipendio dal Parlamento italiano. Esatto, però lui ha delle pezze d'appoggio. Guardi, non posso commentare il libro europeo. Il libro è uscito da 15 giorni, sarebbe stato smentito da. No, ma per carità, non volevo essere. Guardi, come parlamentari europei abbiamo dato già nel 2009, ma so che questo non fa notizia, una riduzione del nostro stipendio del 50%. Quindi già questo è un gesto sicuramente importante. Dall'altro noi come tassazione abbiamo una tassazione europea, quindi su quello le nostre buste paga... Le furbate le facciamo in Italia, in Europa ci adeguiamo a cose normali. In Europa giustamente i parlamentari europei non si adeguano quindi allo Stato nazionale, ma viene pagato tutto a Bruxelles tramite una tassazione di accordo generale che è più alta di quello, dovrebbe essere attorno al 25-26%. Ma può essere dato poco o tanto, onestamente questo poi è un giudizio soggettivo, ma è un accordo nazionale. La mia personale proposta, arrivando anche dall'azienda, è quello di rendere lo stipendio di un parlamentare legato alla sua produttività. Tanto produci, sarei assolutamente tanti d'accordo. Obiettivi ottieni, probabilmente guadagneremmo alcuni di più, altri guadagnerebbero zero. Forse nulla. Proprio. Esatto, resta però mi sembra assolutamente in base alla produttività. No. Prima di sentire Sanzonetti, che vedo caricato a molla, però volevo, siccome la Comi giustamente dice io sono parlamentare europea, che ne so di quello che succede nel Parlamento italiano, però noi siamo andati con Francesco Cremonesi, Stefano, siamo andati al Parlamento italiano per sentire come rispondono i politici a questa contestazione e a questa leggina. Francesco Cremonesi, sentiamo, vediamo cosa ci hanno detto. Salvo. Privilegi, agevolazioni e mettiamoci pure questa, il dimezzamento dell'aliquota sull'imposta sul reddito. Come dimostra un'inchiesta di Stefano Livadiotti dell'Espresso, i parlamentari da anni pagano in media l'IRPEF solo al 18,7%, grazie a un trucchetto curato nei minimi dettagli. Quanto paga l'aliquota IRPEF di un parlamentare? Non lo so, Giulia... Allora, lo dico io, 18%. Se gli chiedessi quanto paga di IRPEF un parlamentare? Sotto il 20%. Il parlamentare paga l'IRPEF soltanto sulla... l'indennità. Esatto, tutto il resto, anche se forfettizzato, però che fa reddito. Quello viene però considerato una sorta di rimborso spese. Secondo forfettizzato. Secondo lei non è un po' un privilegio di casta questo? Secondo me va un po' rivisto tutto. Lei sa quanto paga di IRPEF un parlamentare? No. Io sono stanco dei vostri esamini. No. Sono davvero... No, perché il fatto non che... è un esamino. No, io sono stanco l'orevole. Di lei e dei suoi colleghi che mi fermano facendomi quiz del quiz. Trivial Pursuit, come se questo stabilisse se io sono un buono o un cattivo parlamentare su questa base. Scusate, non petita la sua. Onorevole, posso una battuta veloce? Niente? Proprio nulla, neanche sull'IRPEF dei parlamentari? Io non mi occupo di queste cose che francamente non lo so. Ma com'è possibile? Conti alla mano, la voce principale della busta paga di un parlamentare è l'indennità mensile di 10.453 euro. Da qui bisogna togliere le trattenute pensionistiche e l'assegno di fine mandato. Ma bisogna poi aggiungere ben quattro voci rigorosamente esentasse. Chiamiamoli rimborsi. Di fatto, si tratta di benefit di redditi veri e propri. Per qualcuno sembrerebbe quasi una forma di reddito. Se per quelli che è una forma di reddito è ingiusto, hai ragione. Il cittadino vede queste cose qua, poi dice che lo caspita, questi qua alla fine riescono a strappare un 18% sull'IRPEF e quando so, uno come me ne paga il 27%. Sì, non c'è dubbio. Questa è una cosa inaccettabile e vergognosa, sì. Tra indennità, diaria e inspiegabili rimborsi vari, per un parlamentare il conto finale è di 189.431 euro all'anno. Ebbene, su questo incasso totale, i deputati pagano solo 35.000 euro di tasse, appunto il 18,7%. A parità di reddito, un comune mortale, invece, è costretto a pagare oltre 74.000 euro di imposte, più del doppio. Il palazzo continua a avere i rimborsi spese esentasse, tra cui parlamentari romani che percepiscono una diaria.
Allora, questo è un vero bagno di sangue. Io ti dico semplicemente che stiamo depositando un qualcosa che è semplicissimo, cioè la realtà che stiamo vivendo noi, ovvero sia 5.000 euro lordi al mese, le spese che effettivamente sosteniamo le rendicontiamo, ovviamente le utilizziamo in quanto spese, tutto il resto le restituiamo. I parlamentari pagano il 18% di IRPEF, quando gli italiani invece ne pagano quasi il doppio. Cioè, le sembra una cosa equa questa? Ma perché non mi risponde, per favore? Abbiamo parlamentari che utilizzano la parte di diaria di esercizio che serve per esercitare l'attività parlamentare per tenerli in tasca, in saccoccia, si dice dalle mie parti. Quindi fanno reddito e non vengono tassati. Fanno reddito e non vengono tassati. Il problema è quando il parlamentare in realtà incassa e non spende. Nel 2011 il gruppo di lavoro contro l'erosione fiscale, voluto da Tremonti e coordinato da Vieri Ceriani, ha provato a tagliare le detrazioni fiscali degli italiani. Ma quando Ceriani si è imbattuto nell'onorevole IRPEF, ha salvato questo privilegio, classificandolo come misura a rilevanza sociale, come avviene per le ONLUS. Abbiamo provato più volte a incontrare Ceriani. Ecco la risposta. Qualche giorno che cerco una risposta a una richiesta di intervista, ho mandato anche diverse email per poter parlare col consigliere Ceriani, ma non ho mai avuto risposta. Guardi, in questo momento il consigliere però non è qui. No. Posso riferire? Sì. Questa è l'Italia. A me sembra giusto una cosa, che noi potremmo già da subito, noi del PD, dimezzarci lo stipendio. Solo che abbiamo un partito che ci chiede tanti soldi, cifre che variano a seconda delle province, per finanziarsi. I rimborsi forfettari, cioè non analitici, costituiscono ordinariamente reddito per chi li percepisce, proprio perché forfettari e non analitici. Mentre i rimborsi forfettari che vengono erogati a parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, c'è questo articolo 52 che dice che per essi non c'è l'imponibilità. C'è una forma di evasione perché praticamente alcune voci che sono rimborsi spese alla fine diventano praticamente di fatto voci di retribuzione. Dunque sono tutti d'accordo sul fatto che c'è qualcosa che non torna, almeno a parole. Tuttavia, nei fatti, ad oggi, non è cambiato proprio nulla. Eppure una promessa ce la siamo fatta fare dalla vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera. Si è assente di fare una specie di piccola promessa a linea gialla dicendo... Cioè... Sì, io già ho iniziato questo e ne parlerò sicuramente, non si ferma qui. Insomma, il nostro cremonesi Oliviero Bea è riuscito a strappare una piccola promessa. No, è stato bravo anche perché, tornando al discorso delle varie tesserine di Mosaico, questa si lega per esempio ai rimborsi elettorali e al fatto che fino ad adesso soltanto il Movimento 5 Stelle ha restituito 42 milioni. Questi sono fatti. Questi sono fatti inopinabili, Piero Sansonetti. Sono diverse le due cose. Una questione è quella dei rimborsi elettorali, sulla quale si possono avere opinioni sono diverse. Sono due tessere, non ho detto che erano la stessa cosa. Sto, è che vedendole insieme guardiamo. Sto distinguendo tra due questioni, perché la questione del finanziamento della politica, io sono uno di quelli che pensa che la politica debba essere finanziata, non in quel modo, ma debba essere finanziata e non lasciata in mano ai privati. Quindi io sono d'accordo con te su questo. Stavo esprimendo la mia opinione. Sono d'accordo su questo. È paradossale che chi fa le leggi che stabiliscono le tasse poi abbia uno sconto fiscale. Sto dicendo esattamente questo. Mentre penso che il finanziamento pubblico andrebbe tenuto, perché non si può lasciare ai privati né ai donatori, come state fatti in questa nuova legge, che uno gli dà il 5 per 1000, ma il 5 per 1000 mio non vale come quello di Benedetti o quello di Agnelli, no? Quindi diciamo... Mentre penso che vada finanziata la politica, mi sembra folle, ma dal punto di vista simbolico, perché poi dal punto di vista, diciamo così, dei soldi non è che alla fine se gli mettono il 45% risolveremo i problemi economici dell'Italia, ma dal punto di vista simbolico come si fa a pensare che chi esercita il potere legislativo, chi stabilisce come funziona un paese, chi dovrebbe portare educazione fiscale in un paese, dice comunque io pago il 18%. Senti Piero, ma secondo te loro non lo fanno perché considerano questo prelievo IRPEF simbolico? No, voglio io lo considero simbolico, ma non hai capito. Non gli frega niente a nessuno, purtroppo, loro vogliono i soldi. Ti sto dicendo questo, che lì il fatto diventa veramente grave, perché il messaggio che viene mandato al di là dei... E poi insomma ci sarà 10 milioni, 20 milioni, che parlavano prima, che dicevano noi dobbiamo rivolgerci all'usuraio per pagare le tasse perché non ce la facciamo. Sì. Allora,
Come dicevo prima, l'82% del gettito fiscale italiano è dato da dipendenti e pensionati che hanno il prelievo alla fonte, quindi onesti o disonesti non sfuggono. È stato calcolato dalla Confindustria che se tutti pagassero le tasse, le aliquote scenderebbero del 16%, un calcolo diverso l'ha fatto un economista come Tito Boeri e ha parlato del 20%. Allora, se tutti pagassero le tasse non ci sarebbe questo... È un dato interessante, però purtroppo tutti le tasse invece non le pagano. Alle Acciaierie Lucchini, volevo chiedere a Roberta Rei, qual è la pressione fiscale sulla busta paga di quegli operai, Roberta? C'è qualcuno che ce l'ha una busta paga magari per caso? Sì, Mario ha portato la sua busta paga e gli avevo chiesto anche dei commenti sul servizio e sul prelievo dell'aliquota IRPEF. Quanto è tassata la tua busta paga? Al minimo 40% di tasse sulla busta paga e noi comunque 7-8 anni che andiamo avanti con la cassa integrazione a 800-900 euro al mese e non si sa più come arrivare a fine mese. Su 800 euro quant'è che più o meno? Ma 1.400, 1.500, dipende, c'è addizionale regionale, addizionale comunale, IRPE, c'è di tutto, c'è di tutto sulla nostra busta paga e noi ogni mese comunque le paghiamo perché ci vengono detratte ogni mese. C'è da vergognarsi, su questa cosa c'è da vergognarsi. Signora Battiere, prima, perché gli sono dimezzati gli stipendi? Prima abbiamo ascoltato la signora Comi. Noi la inviteremo gentilmente a venire qui a vedere com'è la situazione, perché è facile parlare seduti a caldo col portafoglio pieno. Perché non venite qui a vedere come siamo ridotti? Non c'è un presente, ma non c'è un futuro. Guardi, forse dal collegamento non si è sentito bene. Io ho appena riferito che quello che può succedere, quindi non era il mio assolutamente un diminuire o non denigrare la vostra situazione. Guardi, la Val di Susa, essendo anche bacino del mio territorio elettorale, la conosco e la frequento. Quindi mi spiace, le realtà le conosco bene. Guardi, io capisco che la posizione TAV possa influenzare il vostro giudizio su di me. Ognuno ha la propria idea, ognuno ha la propria opinione, la vostra realtà. I voti ti interessano, vergogna! No, forse non ha capito bene. Allora, mi scusi, magari è tarda anche la serata. Io sono eletta con un sistema preferenze. E quindi il bacino elettorale, la competenza che devo rispondere ai cittadini è composta da Liguria, Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta. Quindi se ci sono dei problemi in quei territori è mio dovere, è mio dovere saperlo e andare sul territorio, come sono andata sui balneari, come sono andata sui ambulanti di Vicenza. Io le sto dicendo. Le chiedono di andare, lei andrà. Ma io guardi, volentieri, non è che ho un disrispetto all'altra amica. La reclamano in Val di Susa. Volentieri, l'atteggiamento secondo me è più sul fatto che io abbia detto TAV o non TAV. Poi in base a quello io verrò volentieri. Un confronto con gli operai degli Acciaierie. Non mi nascondo certo dito, però attenzione, valutate anche le responsabilità di chi ha gestito quel territorio. Benissimo, benissimo. C'è un'altra storia. A proposito di Stato e di pubblica amministrazione, ne parlavamo prima, una storia incredibile e grottesca, la storia di un imprenditore che vende energia allo Stato, cioè alle questure, alle forze armate, eccetera, eccetera. E pensate, ha un credito di 16 milioni di euro. E allora questo signore cosa ha fatto? A un certo punto ha staccato la luce allo Stato. Roberta Rei. Ha fatto bene. Preso atto dell'intimazione indicata in oggetto, preme allo scrivente comando esprimere il proprio rammarico in ordine al mancato pagamento della fornitura elettrica, che non deve tuttavia ritenersi imputabile a propria diretta responsabilità. Pur comprendendo le ragioni del disappunto, si chiede di voler continuare l'erogazione del servizio. Questa lettera è stata scritta dal comando dell'aeronautica militare di Cameri per dire che non potrà pagare le bollette all'impresa che le fornisce elettricità. L'impresa è l'Exergia di Corrado Nela, una società che vende energia a piccole e grandi imprese, ma anche alla pubblica amministrazione. Purtroppo anche pubblica amministrazione. Perché purtroppo?
purtroppo, perché siamo passati da 13 milioni e mezzo di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione a 16 milioni e mezzo, che sono i crediti che oggi Sergi vanta nei confronti della pubblica amministrazione. 16 milioni e mezzo. Le pubbliche amministrazioni devono a questa impresa 16 milioni e mezzo di euro. A fronte dei solleciti ci sono alcune amministrazioni che quantomeno si prendono la responsabilità di rispondere, magari in maniera fantasiosa, magari rimandando a, insomma, cose così che fanno un po' sorridere, e altre che addirittura proprio non rispondono nemmeno. Le forze armate, le questure, le prefetture, i vigili del fuoco non rispondono neanche ai solleciti. Se lo fanno è per dire che non pagano. Il primo shock, quando mi ricordo che la prefettura di Cuneo mi mandò una bella busta gialla e disse non abbiamo i soldi, non continuate a mandarci i solleciti perché intanto i soldi non li abbiamo. Uno di quelli che detiene l'Oscar è l'ANAS sicuramente, che ha un debito nei nostri confronti superiore al 1,2 milioni. Le risposte che ci ritornano dicono: ah no, attenzione, però queste fatture che tu ci solleciti in realtà sono dovute dal nostro compartimento dell'Emilia Romagna. Tutto questo è il massimo ovviamente della burocrazia, perché io non posso sapere se la galleria A fa parte del compartimento dell'Emilia o del Veneto. Per me c'è un ANAS che deve pagarmi una bolletta e deve mandarmi i soldi. Ci sono casi in cui Corrado Nela è stato costretto a staccare la corrente. Centrale operativa del 113 di Bologna, il carcere di Parma, a cui abbiamo sospeso la fornitura di energia elettrica per quelle utenze in cui potevamo farlo. Lo stadio di Genova, assolutamente interessante, perché abbiamo sospeso la fornitura a fronte di una grandissima morosità, e ci hanno poi pagato e adesso hanno anche pensato bene di fare una comunicazione all'autorità giudiziaria per sospensione di pubblico servizio. Per cui io sono ufficialmente indagato. Tra le risposte fantasiose abbiamo la prefettura di Modena che dà la colpa alla crisi economica, i vigili del fuoco ai fondi che non arrivano, e poi ci sono i comuni che inventano meccanismi più sofisticati per eludere il patto di stabilità. Cosa fa? Costituisce una società partecipando nel 100% per una società di diritto privato, e con quella società ovviamente non ha i limiti del patto di stabilità e quindi spende e spande. E poi non onora i debiti. E noi siamo incappati in alcune di queste situazioni. SGP, una SPA partecipata al 100% dal comune di Sassuolo, che in questo momento ci deve circa 550.000 euro. 550.000 euro di bollette elettriche che il comune non ha pagato. Debiti che ha contratto con Exergia attraverso una società controllata, la Sassuolo Gestioni Patrimoniali. In questo modo ha aggirato il patto di stabilità e l'attuale sindaco di Sassuolo, che ha ereditato questa situazione, ce lo conferma. È un'illusione del patto di stabilità questo, in effetti. Glielo stavo per dire, la SGP, allora c'è chi ha utilizzato questa società per eludere il patto di stabilità, nel senso che se ci metti dentro i lavori pubblici, il verde pubblico, la manutenzione strade, eccetera, a quel punto contrai dei mutui con le banche, spendi, però spendi come SRL e non spendi come comune. Di fatto esternalizzi dei servizi, ma li gestisci sempre tu tramite una società. La società in questo momento è assoggettata a una procedura prevista dalla legge fallimentare, per cui evita l'aggressione da parte dei creditori. L'imprenditore, quindi, avrà i suoi soldi? Sì. Ma se va bene con questa procedura fallimentare, dovrà aspettare 5 anni. È vero, c'è un debito accumulato che in questo momento finisce in concordato, che prevede il pagamento integrale in 5 anni. Però al di là di quello, staccare la luce dall'oggi al domani, così, ecco. Quindi non solo il comune di Sassuolo ha usato una società privata per eludere il patto di stabilità, ma la manda anche in fallimento, strozzando le imprese. Un gioco infernale che diventa grottesco se si pensa che nei casi in cui è l'imprenditore a non pagare, le sanzioni sono pesantissime. Se io dimentico di pagare 50 euro di contributi, pago il 30% di sanzioni, senza pietà. Io sarei contentissimo se mi permettessero di applicare la sanzione che applicano a me al contrario, perché se potessi applicare il 30% di sanzioni allo Stato su mancati pagamenti per 16 milioni faremmo una grandissima festa. Fammi
spesa in queste condizioni è assolutamente impossibile. Noi non abbiamo la possibilità di pianificare un domani come impresa, perché il nostro capitale sociale in realtà sta finanziando lo Stato. Allora, Oliviero, di solito quando uno non paga le bollette gli staccano la luce. Ma passando dalle bollette al bollettino, io dicevo un po' di tempo fa nella trasmissione che è un bollettino di guerra economica. Questo, di cui quest'ultimo servizio, a partire dall'erogazione poi mancata per l'amorosità, è forse un caso di scuola, è interessantissimo perché, per esempio, la politica, di cui parliamo stasera a spizzico e bocconi, o di cui in qualche modo sono vittime le persone in collegamento, la politica di questo poi alla fine essenzialmente si deve occupare, cioè uno come Renzi su un caso di questo genere che posizione prende? Sarebbe interessante. No, sarebbe è interessante. La politica, è solo che costa fatica prendere posizione. Lui l'ha detto, su questo in teoria, significa vale tutto, poi come farà non si sa, però l'ha detto, la copertura non l'abbiamo ancora capito. Ho citato Renzi perché in questo momento è quello più esposto. Ma volevo dire, no, quando prima il signore ha urlato all'onorevole volete solo i voti, allora... La tesi che io sostengo nel l'unica libro. Politica qui oggi stasera. La tesi che io sostengo nel libro. No, che poi ha preferenze, quindi scelgono loro. È esattamente quella. Cioè, che noi abbiamo 180 miliardi di euro, che sappiamo dove stanno. Perché e non vengono usati. No, e non vengono presi. Ma perché non vengono presi? Perché coloro che evadono valgono 10-12 milioni di voti. E in un paese dove Prodi ha vinto le elezioni con 24.000 voti di scarto nel 2006, 10 milioni di voti. Ma secondo me io so che un mio elettore evade o no? Io ho talmente questa percezione nell'urna che io so se un mio elettore è un evasore. Vi faccio rispondi dopo la pubblicità, perché vi voglio far vi voglio presentare dopo la pubblicità la storia di Mario Bartolotto che ha denunciato delle banche e ha vinto contro di loro. Perché? Perché cosa li ha denunciati? Per usura. E ha scoperto tutta una serie di trucchi dietro i conti correnti e ci ha fatto anche un libro, La rivolta del correntista, tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. Bentornati a Linea Gialla, amici telespettatori. Allora, siamo in compagnia di Mario Bartolotto, che ha deciso di denunciare delle banche a un certo punto, per usura. La prima... Otto. E ci ha fatto anche un libro, no? Sì, il libro l'ho fatto. Poi la prima banca perché lei? La prima banca, avevo il direttore che mi telefonava in ufficio sempre più, in maniera sempre più minacciosa. Una volta ogni 15 giorni, dopo ogni settimana, ogni giorno, e chiedeva un rientro di una cifra anche piccola, 22.500 euro. Ma sempre con minacce, segnaliamo alla centrale rischi, eccetera. A un certo momento mi sono... arrabbiato. Ho cominciato a interessarmi, a studiare il diritto bancario e ho visto insomma che nei miei conti con questa banca avevo un rapporto da 20 anni, mica da poco. E ho visto dei tassi altissimi. Ho fatto fare una perizia econometrica, cioè la storia del conto corrente, e dopo un mese e mezzo il perito mi ha dato la perizia econometrica. Dalla perizia risultava che io avevo solo crediti nei confronti di questa banca, di 67.500 euro, e non debiti. Allora ho chiamato questo signore, il direttore, e ho detto, guarda, direttore, vengo venerdì e le porto i soldi. Ah, bene. Allora sono andato il venerdì al tavolo della direzione e gli ho chiesto, ho tirato fuori il blocchetto degli assegni, dico, quanto le devo? 22.500, dicono, guarda, dopo 20 anni che ho rapporti con la vostra banca, mi farà uno sconto? Dico, una banca, mi fa lui, che fa sconto, non si è mai sentita. Dico, lo faccio io quando vendo le case, dico, potrà farmelo anche lei dopo 20 anni. Facciamo 100 euro di sconto. Dico, ma come 100 euro? Dopo 20 anni 100 euro? Questo posso fare. Allora, tiro fuori il blocchetto degli assegni e faccio un assegno da 30.000 euro. Stacco l'assegno, allungo l'assegno, lui tenta di prendere, ma io non lo mollo. Lui tira e io non lo mollo. E questo mi fa, aspetta un attimo, ho tirato fuori la perizia, che è una perizia giurata, e gli ho fatto vedere, guarda direttore,
qua un perito ha stabilito che io da lei, dalla sua banca, devo avere 67.500 euro e non devo pagare i 22. Gliela faccio vedere, lui mi fa, guardi, questa la passiamo subito all'ufficio legale. Bravo, dico. Lei non c'entra niente perché è un dipendente, ma i suoi capi, siccome qui c'è l'usura, è un reato penale, articolo 644 del codice penale, rischiano loro, quindi non mi interessa, faccia quello che vuole. Allora mi fa, aspetti un attimo, esce, erano in due, il top e l'altro, escono, rientrano dopo 5 minuti con un sorriso così, signor Bortoletto, abbiamo parlato con i capi, le facciamo 5.000 euro di sconto. Ma dico, ma di cosa? Ma lei mi fa lo sconto, sui miei soldi, dico, sarò io che decido. No, no, non mi interessa, me ne vado. No, 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 aspetta, escono, sembravano le comiche, escono, rientrano, 10.000 euro. Beh, insomma, per vie brevi, 17.000 euro, dico, guarda, non mi interessa. Mi dispiace. O tutto o niente. Io vado in tribunale, li ho citati in tribunale e dopo 18 mesi il giudice mi ha dato ragione. Ha condannato la banca a pagare 67.500 euro, più 10.000 di spese legali, 9.000 di interessi, i soldi ha pagato 90.000 euro e ha perso i 22.500. Ecco, questa è la prima banca. E come questa, altre sette banche? La seconda, una banca nazionale, no, alla seconda udienza ha preferito chiamarmi in disparte e ci ha messi d'accordo. Quello che mi ha fatto un po' incazzare anche quella è stata che volevano che gli facessi lo sconto perché la banca non ha liquidità. Adesso la banca non ha liquidità, quando io ho pagato montagne di interessi vi andavano bene, adesso che dovete darli a me non avete liquidità, e fate come facciamo noi, no? Dico, vendete gli immobili per pagare i debiti. Certo. Abbiamo già fatto. Certo. Bravo Bortoletto. Bravo, esatto. Ecco. Vabbè, cioè, lei ha iniziato a denunciare queste banche e poi qualcuno però le ha detto, le ha consigliato... Ne ho denunciate 8 e ho fatto un casino del diavolo, perché il mio intento di imprenditore è quello di far conoscere alla gente, ai cittadini, agli imprenditori, che ci sono delle vie per ottenere il mal tolto, e ho ricevuto anche qualche minaccia trasversale. Cioè minacce di che tipo? Bortoletto, parla meno, se no chiudiamo i rubinetti ancora di più. E io ho fatto un libro apposta. Bravo. Il libro che si chiama La rivolta del correntista. Insomma, per una serie di trucchi, se volete conoscere una serie di trucchi, Bortoletto ve ne suggerisce qualcuno. Grazie intanto per la sua testimonianza. Vi voglio far vedere una pagina comprata da una persona sul Corriere della Sera, una persona che forse qualcuno conosce. Eccolo qua. Efe Ball, mi assumi? Efe Ball la conoscete tutti. Come la possiamo presentare, Efe Ball? Vediamola. Allora, come si presenterebbe lei? Tu come vedi? No, non lo so, io chiedo a te, quindi insomma. Chiediamo allora. Prima di tutto mi scuso veramente per questo osceno microfono che mi hanno messo proprio lì. Avrei voluto presentarmi in un modo più bello, ancora più carina. Io ho preso questa paginazione sul Corriere delle Sera. Ecco, rivediamola, Corbella, ecco, rivediamo questa pagina. Efe Ball, mi assumi. Sì. Perché ha preso questa pagina? Questa è la terza volta che esce comunque, non la prima volta. Però la prima volta che con questa pagina sono andata davanti al Corriere della Sera per rispondere alle loro ipocrisie, per loro moralità, diciamo così, che loro non volevano scrivere un articolo su questa paginazione, su di me, sul mio problema che riguarda a Equitalia. Spieghiamolo a casa, perché magari a casa non lo sanno. Lei si prostituisce. Sono transessuale. Lei è un transessuale, si prostituisce, esatto. E ha ricevuto una cartella da Equitalia. Per 425.000 euro da pagare in 6 giorni. 425.000 euro, quindi non sono una transessuale qualsiasi, ma ben che sia, sono una transessuale abbastanza conosciuta, che vado molto spesso in televisione, forse anche per questo motivo mi hanno mandato una cartella. Ma cosa, le hanno fatto un accertamento sui suoi conti? Guardi, io non ho neanche letto una volta questa cosa qui, ho sempre portato al mio avvocato e anche al mio commercialista, perché non ho mai capito, anche loro, anche i miei clienti, anche i miei amici, anche i giornalisti, anche quei programmi televisivi che ci vado molto spesso, soprattutto per parlare di questo problema, nessuno mai ha capito come hanno potuto fare i calcoli. Su che base? Ridi perché? No,
Perché ti intendi un pochettino? No, assolutamente. Su che cosa? Cioè, quanti uomini ho visto, come, quanto ho guadagnato, come hanno fatto il calcolo, diciamo così, per potermi mandare questi, questi tre bollettini che sono in circa 500.000 euro, perché uno di 425.000 euro, un altro invece da 19.000, un altro di 29.000 euro. Comunque, ma perché sul Corriere della Sera ha scritto perché, mi assumi? Allora, perché un mese fa ho uscito, perché io volevo aprire un negozio fino a settembre, fino a settembre, cioè fino a qualche mese fa volevo veramente aprire un negozio solo per uomini. Sì. Avrei magari invitato anche te dopo questo programma, io volevo vendervi cravatte, cioè, giacche. Dopo che finisce il programma. Sì. No, vabbè, in estate. In estate. Ah. Comunque sia, sarebbe stato veramente eccezionale. Volevo un pochettino cambiare perché andando molto in televisione ho delle affissioni in città, ho orologi di comune che pagati da me, presi da me come per pubblicità per il mio libro. Volevo anche fare questo grande passo perché volevo aprire un negozio per solo uomini, ma non un sexy shop, bensì che un piccolo negozio che volevo vendervi delle cose. Cioè, è un mio sogno da sempre questa cosa, questo progetto, diciamo così. Poi parlavo con una signora che mi voleva affittare un reparto del suo negozio. Sì. E parlavamo con comune, con avvocati, come si possiamo fare, come non che si chiama Angela, che da qua, se mai mi guarda, la saluto, è una persona gentilissima, senza ipocrisia, sì, senza moralismo, non una persona bigotta, ha detto, tu sei una bravissima persona, io ti conosco, ti affitto metà del mio negozio, che per me ormai è grande, sì, c'è crisi, sì, non riesco a gestire, ormai sono un pochettino anche stufa, vieni, ti affitto la metà del mio negozio, io volevo aprire questo negozio con lei, mi aiutava, sarebbe stata la mia insegnante, diciamo così. Alla fine cosa è successo? Mentre noi facevamo questi, volevo fare questo grande passo, un bel giorno il mio portinaio mi ferma e mi dice, Efe, hai una busta? Apro, 425.000 euro da pagare in 6 giorni, che sono così scritta per facilitare, qualche volta balbetto quando parlo troppo veloce, sì, dico perché. Subito, per facilitare il pagamento mi avevano mandato proprio questa bollettina che doveva andare in posta a versare questa somma. E lei che ha fatto? È andata da qualcuno? No, assolutamente, io ho detto grazie Hugo, lo metti per favore in casella che vado a fare un po' di shopping. E ho fatto un po' di shopping, come tutte le trans, belle, carine, ricche, che possono fare dopo un bollettino ridicolo e assurdo che arriva dall'Agenzia delle Entrate. Poi, mio avvocato, che è il signor Marco De Giorgio, la saluto qui. Però questi qui, soldi li deve pagare, no? Io, allora, il patto è molto chiaro, sì, dico anche loro, dico a tutti quelli che ci guardano, se riesco a avere una pensione in futuro, se riesco a fare detrazioni fiscali, se avrò la sanità e aiuti sociali, se riesco a chiedere un mutuo, e riesco a chiedere un prestito, sì, io pagherò quei soldi. Se i patti non sono così, loro mi devono spiegare perché devo pagare questi soldi, su che base. Mentre i politici pagano il 20% e soltanto, ma soltanto, mi dispiace, sicuramente ci sono anche tanti altri che sono anche bravi come politici, ma tanti politici purtroppo sappiamo, la gente ormai li odia, che rubano, o mentre tante società portano e vanno via, e l'Italia che li guarda dice, ma cosa sta facendo la Fiat? Niente, stiamo andando in Inghilterra e a Londra, ciao ciao Italia, io devo pagare nel mio piccolo mondo 425.000 euro, e il perché? Io quando ho ricevuto questa bollettina sono stata la persona più felice del mondo, ho detto ecco, prima caso Marrazzo, poi il libro, poi ho condotto 2 programmi su Tele Lombardia che li saluto qui, e poi ho detto questa bollettina che mi renderà ancora più famosa, perché ditemi, chi conoscete che fa la prostituta, soprattutto una transessuale, neanche una vera donna, diciamo così, che ha avuto 500.000 di bollettini, uno da 425.000 euro da Equitalia? Tu conosci uno? No, io francamente... Non ti intendi? No, non mi intendo. Tu sei un uomo bellissimo, non so magari in questo modo di televisione così, no, non hai mai sentito qualcuno... Obiettivamente che abbia ricevuto una cartella da 500.000 euro, pensa cosa ho fatto. Io, dopo che ho ricevuto questo bollettino, sì, quando adesso vado a fare lo shopping, vado sì, al parrucchiere, sì, dico, amore, sono questa... Faccio vedere il bollettino, sì, perché tu cosa fai chiedi? Vedere che questo bollettino. Che la tua professione venga riconosciuta e legalizzata sostanzialmente, no? Sì, che sia una professione come tutte le altre, come in Svizzera, diciamo così, come in Olanda, come in Germania, come in Austria. Ci sono bordelli e non ci sono case chiuse, diciamo così, che è più elegante. Che ci sono case chiuse o magari ci sono
le persone che lavorano pagano le loro tasse. Io in questo momento non posso più comprare una macchina, non posso più comprare una casa, non posso nemmeno, detto così, non posso godere i soldi che guadagno, perché c'è il redditometro che controlla, che poi dopo mi mandano questi bollettini. Non è una cosa bella, cioè magari pagare tante tasse per la gente comune è una cosa orribile, ma anche non poter pagare, così almeno non avere una vita, perché sì, ti controllano, perché ti chiedono come vivi, come hai pagato l'affitto a questa macchina, è una cosa ancora più orribile. Stai qui, perché okay, ti voglio fare anche altre domande, però voglio sapere cosa ne pensa Oliviero Bea e cosa posso pensano poi che i ha coinvolto ospiti, certo, i parlamentari su questo, perché ci conosciamo, sì, abbiamo avuto delle piacevoli liti e discussioni, sì, a Telelombardia tempo fa, perché appunto... lei dice sostanzialmente, dal suo punto di vista, dice, datemi la pensione, datemi l'assistenza sanitaria, io queste bollette le faccio. No, innanzitutto aveva esposto il tariffario, quindi su questo era anche facile più o meno fare una considerazione. In quella trasmissione a Telelombardia aveva detto anche il numero di clienti che aveva al giorno. Adesso poi glielo voglio chiedere a Efe il tariffario. Ma sì, no, infatti aveva fatto tutto da sola, ha anche detto poi sull'appartamento, sì, di un certo tipo, poi giustamente si è espressa da sola. In quell'occasione io gli chiesi, ma tu pagheresti le tasse? E lei mi rispose, no, sono contenta che oggi ha cambiato idea. Ha cambiato idea, Oliviero. Sì. Oliviero. Io da 3 anni che faccio pubblicità e quando ci siamo conosciuti ho detto che pagavo le tasse. Forse a Lara Comi non piace perché mentre c'era Berlusconi ha saputo soltanto darci delle multe. Alla fine, Berlusconi la morata. Il governo Berlusconi ci ha fatto multare tutti. Politico, ci sono state delle trans che hanno preso 100 multe. L'aspetto 100, politico e qui nessuno non ha pagato. Assolutamente nulla, mi spiace, lei non è una presa di Forza posizione. Lei non è di Forza Italia. Lei non è di Forza Italia. Berlusconi. Qui, c'entra tantissimo, soltanto 4 anni fa c'era Berlusconi che ci ha multato tutti e noi non abbiamo nemmeno pagato questa multa. Vabbè, però stiamo sul tema, mi sembra una difesa quella anche di un aspetto partito. Anche in Telelombardia ho detto che voglio pagare le tasse. Aspetta, fai rispondere. Nella discussione di Telelombardia, poi giustamente lei adesso ha specificato che ha una certa... poi prende una multa, va a fare shopping, io vorrei vedere cosa risponde lei adesso a ma quei lavoratori che sono in cassa integrazione. Perché io non ho una a me società, sembra ma non ho una società, non ho una partita IVA. Se lei mi può spiegare, senza una partita IVA, un attimo con solo un lavoro che esentate, con un lavoro invisibile al fisco, un attimo, come un attimo posso solo ricevere un bollettino del genere? Un attimo, il mio un lavoro solo invisibile al fisco, mi può dire in contrario? Mi può dire in contrario? Il mio lavoro invisibile al fisco, guardi, io sono mi può dire in contrario? Mi può dire in contrario? Mi può dire in contrario? Allora mi deve dire come posso pagare le tasse su un lavoro che è invisibile al fisco? Io le avevo già detto a Telelombardia, come posso pagare le tasse ai luoghi a un lavoro che non è visibile al fisco? Chiarissimo, allora io l'ho detto più volte che sono favorevole a dei luoghi, anche se posso non condividere questo, ma ogni persona se vuol vendere il suo corpo lo vende, veda anche se io non lo condivido, a delle case chiuse dove ci sia anche un aspetto igienico di un certo tipo, lei piuttosto che averle per strada. Lo vogliamo ascoltare? Io invece lei lo sta utilizzando Oliviero per business, ma che il voi suo corpo e lo usi come chiuse vuole. Oliviero Bea, aspetta, case chiuse io dovrei finire dentro? Ascolta voi Oliviero voi aprite Bea case chiuse, sì, e tutte quelle che devono lavorare sì, vanno... Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che vado in casa chiusa? Chi l'ha detto che vado in casa chiusa? Perché non devo lavorare in casa mia, scusi? Chi è? Chi è lei che decide? Aspetta un attimo, sentiamo Oliviero Bea. Io non so nessuno, io ho fatto la proposta. No, la prego, Comi. Oliviero, veloce che devo lanciare la pubblicità, poi voglio fare altre due domande a Efe Valle. Non lo so se il punto sì sia vendere il proprio corpo quando c'è un paese che vende anche tutto il resto. Sì. Insomma, c'è una dignità. Comunque, dai. Comunque. Adesso. Comunque, il discorso sulla regolarizzazione fiscale di una professione mi pare un discorso accettabile. Poi dopo è molto più complesso e se lo affrontiamo adesso manchiamo di rispetto a quelli che nelle ultime 2 ore dopo il caso Amanda, Sollecce e Compagnia Bella si sono sorbiti una tragedia nazionale come quella di non avere, di avere le tasse così, di suicidarsi. Quindi, appunto. Quindi è un discorso un po' più escluso che complicato. Efe voglia la legge Bacchelli, perché a un certo punto le cose mi sembravano andare in questa direzione, a questo punto forse possiamo parlarne poche seriamente. Poche idee confuse. Poche idee confuse. Ho ancora qualche domanda da fare a Efe Valle, tra pochissimo dopo la pubblicità, non andate via.
Bentornati in diretta a Linea Gialla, con noi Efe Ball, transessuale che si prostituisce e che ha ricevuto una cartella esattoriale da 425 euro. In un bollettino solo, sì. Esatto. In un bollettino solo. Esatto. Allora, prima suggeriva la Comi che forse questo bollettino le è arrivato perché lei ha dato un tariffario, lo ha svelato. Chi l'ha detto che io faccio quel tariffario? Se un uomo viene, vuole stare più tempo, se vuole fidanzarsi, se vuole portarmi un weekend, non c'è più un tariffario. Chi l'ha detto che c'è un tariffario? No, l'ha detto lei, non è che me lo invento io. Lo so, ci sono, ma un uomo può cambiare le richieste. Sì, sì, cioè, no, perché non è come infatti fidanzarsi con un uomo. Da quel un uomo minimo può cambiare le richieste. Un uomo può cambiare. Anche ancora oggi c'è nel mio sito. Guarda, io su ancora questo sono oggi proprio ignorante, quindi su questo ecco proprio per ignorante. Questo motivo, forse, ecco per questo motivo ma forse. Ma guardi, lei ha dovrebbe ragione. Dovrebbe far parlare più a me. Ha messo anche lei. In questo modo, no, io sono ignorante, su questo tema, parole, un po' troppo ignorante, mio, se io ci andassi al suo posto non posso fare niente per il governo e lei non può fare assolutamente niente al mio situazione. Ci sono tariffari, ma io rimarrei a tutti generali. A tutti. È Oliviero Berri, no, dire, no, sui generali. Voglio dire che i ristoranti sì, incassano in questo modo, sì, calcolano quanto vale un coperto e poi vanno a verificare quanti tovaglioli portano in lavanderia. Certo. Se qua c'è un tariffario e ha dichiarato cosa il numero di clienti... preservativi? No, no. Però, ma cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi dire? C'è dei tipi nei miei panni. Posso dire quando controllo cosa? Se chi è coperto... Perché se, mi sembra aver capito che lei ha detto riconoscete la professione, riconoscete i miei diritti, sì, riconoscete e io pago le tasse. Ora, naturalmente, Efe, mi pare di capire, è fra le persone che esercita questo mestiere privilegiata, perché è di successo, perché ha i soldi, eccetera, eccetera. Certo. Noi non dobbiamo pensare solo a questo, certo, dobbiamo pensare che il mestiere di vendere il proprio corpo e di vendere il sesso è un mestiere che riguarda molte migliaia di ragazze che non sono nella condizione di privilegio, fammi finire, dai, che non sono nella condizione di privilegio, perché no, non bisogna, perché non bisogna regolamentare questo, questo mestiere e riconoscere tutti i diritti alle prostitute, come avviene anche in altri come paesi, come avviene in molti altri paesi, è un fatto di civiltà. Perfetto. Dopodiché lei dovrà pagare le tasse che dovrà pagare, che siano quelle giuste, che non dobbiamo contare né preservativi, non che dobbiamo dare questo, le multe, se il caso suo serve a porre il problema del diritto a esercitare un mestiere protetti e con tutti i diritti, come ben. A me sembra che ora è un uomo intelligente in televisione a mezzanotte e mezza. Grazie mille veramente. Ma questo Oliviero Bea ride perché non ha ipocrisia, perché non è una falsa moralista, sa? Perché tantissime persone fanno finta di niente, ma comunque anche i politici vanno a letto con le trans o con le donne, o viceversa, ne sentiamo, e voi sapete meglio di me. Quindi proprio voi popolo dovete fare in modo che anche noi riusciamo a pagare le tasse per aiutare voi, perché questo paese sta cadendo a pezzi, sì, perché pensano che sanno tutto, invece non riescono a fare assolutamente nulla. Quindi da un mestiere proprio schifoso, umiliante, proprio da una categoria di gente che magari sono considerate come fece della società, si può nascere qualcosa. Io non dico che fate una chiesa con i soldi che noi vi daremo, però possono comprare un macchinario a un bambino malato, possono fare un parco a degli anziani, possono al limite fare un canile per cani randaggi, cavolo. Ma secondo questo me... qua, invece di dare le multe, umiliare, ipocrisie di Corriere, sa perché? Ha messo il mio di articolo sotto un altro articolo di un'altra escort che io mi sono anche incavolato, ho detto io faccio 4 pagine, vi pago 10.000 euro e su quel cavolo di pubblicità scritta politici, giornalisti, gente comune, aiutatemi a regolarizzare certi mestieri e voi non fate l'articolo, allora, e mi fate spogliare 45 minuti sotto il vostro giornale. In questo paese abbiamo anche un po' di priorità. Per avere un articolo. Vabbè, adesso, il Corriere però è giusto che scriva quello che vuole. No, assolutamente non è vero. Corriere è un giornale in cui è più letto degli italiani, soprattutto in Lombardia, devi fare il suo dovere. Come ha detto Diego Delle Valle ieri, forse gestito male, questa anche è una notizia di Corriere, forse non hai letto. No, ho letto. Ieri Ale ha detto proprio, Diego Delle Valle, io leggo molto il Corriere, ho letto anche molto che ha suggerito però di se fa gestire... è inutile che fa il suo lavoro. No, un giornale non deve essere né ipocrita, non che deve avere paura di scrivere qualcosa riguardo una trans, altrimenti che giornale è? O dovete rimanere lì, scusatemi, sì, con cazzo e culo fuori per 45 no, minuti per avere l'attenzione di Corriere della Sera. Questo è il Corriere della Sera, non ha il coraggio
il rispetto a una transessuale, prende soldi per pubblicare. Sono 10.000 euro che ho pagato un mese e mezzo fa. Scusami, il Corriere della Sera non si può difendere, non c'ha una voce contro. Si vede che è gestito male. Ci saranno le ragioni. Mentre per il giornale dicono che il giornale di Berlusconi umiliano, probabilmente il Corriere della Sera è omofoba. Cosa vuoi che ti dica? Non credo proprio. Cosa vuoi che ti dica? Questo mi sento di escludere. È un colpo per il patto di sindacato degli RCS, questo è un colpo durissimo. Sì. Il fatto di sindacato è un colpo durissimo. Grazie ai nostri ospiti. Questa è la verità. Io ho pagato 10.000 euro con il bonifico e lì. Vabbè, insomma, speriamo che Feballe riesca a far valere i suoi diritti, che paghi naturalmente la multa, ma che abbia non quello che, la multa, che chiede. Non è una multa, che ha, un bollettino. È un bollettino. Meglio 400 andare con te che pagare questo 425.000 euro. Questo lo potrei escludere. Di la verità. Questo lo potrei escludere. Grazie, amici telespettatori. Ci vediamo martedì prossimo.